Bene, buongiorno a tutti. Oh, Jacopo, posso fare una domanda a Simone prima che Un Simone momento, quando hai fatto. riprendiamo il lavoro della commissione consiliare da dove avevamo interrotto la scorsa volta nell'esame delle osservazioni. Chiede la parola al consigliere Erra, non so per cosa. No, visto che mi ferma costantemente la gente, no? Io volevo se Simone poteva spiegare chiaramente o per l'ennesima volta, diciamo così, i metri quadri minimi per passaggio a civile abitazione delle varie categorie R1, R2, rudere e, questi e anche quelli recenti, per intenderci. Allora, variano in funzione della zona, no? Cioè quell'articolo delle norme che, insomma, li disciplina in funzione della zona. Per la prima casa è 40 metri quadrati, intesi come vecchia superficie utile. Poi c'è il problema posto da... No, 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 scusate, stavo per dire una sciocchezza. Siccome i cambi d'uso si misurano in superficie utile, a differenza delle trasformazioni, la prima casa è 40 metri quadrati di superficie utile. E questa è la regola sulla prima casa. Fuori dalla prima casa, le regole cambiano e anche molto a seconda, no, delle zone. Quando ne abbiamo discusso, no, in sede normativa. Abbiamo fatto vedere che, per esempio, nei borghi storici delle frazioni addirittura il minimo è quello di legge, che è 28 metri quadrati, in altre zone è 45 metri quadrati, se non sbaglio. Se poi fai un intervento di ampliamento e di frazionamento passa a 60. C'è l'articolo di riferimento, insomma, che lo dice. Per cui È l'articolo 16. l'articolo 16, quindi. Per poter rispondere a un cittadino, Riccardo, bisogna tirare fuori l'articolo 16, vedere il suo immobile, no? Dove casca e rispondergli di conseguenza. Insomma, non c'è una misura unica. Quindi, per la prima casa è 40 metri quadrati di superficie utile. Almeno che non ci siano zone in cui siamo già al di sotto, no? Dei 40. Facevo l'esempio delle frazioni collinari, lì ovviamente a maggior ragione. Non c'è neanche il limite di 40, ma il limite è inferiore. È sempre stato così, nel nostro comune, una differenziazione per zone, perché chiaramente la realtà del comune di Camaiore è inevitabilmente variegata, no? Cioè, tu non puoi immaginare da questo punto di vista, ma anche da altri, che le regole che valgono a Valpromaro piuttosto che a Orbicciano, piuttosto che a Migliano valgano nello stesso modo al Lido di Camaiore, no? È tutto diverso, sia il contesto diciamo geografico, paesaggistico, territoriale, sia anche il contesto sociale, no? Rispetto ai fenomeni di carico urbanistico, cioè mentre al Lido c'è un problema di, no, governo di un carico urbanistico che tendenzialmente, almeno nelle fasi, diciamo, di sviluppo economico, rischia di essere, no? Anche produttivo di effetti pregiudizievoli, diciamo, per l'ambiente, nel territorio rurale, fermo restando, diciamo, gli aspetti di natura paesaggistica, però tu hai un problema esattamente opposto, no? Che è quello di favorire forme di insediamento rispetto a fenomeni che sono stati negli anni di abbandono. Quindi da sempre nel comune di Camaiore, qualsiasi amministrazione si sia succeduta, almeno da quando memoria io, quindi dall'epoca del regolamento urbanistico, del primo regolamento urbanistico che fu fatto da Ciraciolli, ma poi anche Pertola dopo, c'è sempre stata questa differenziazione perché chiaramente i fenomeni sono diversi. Non ci sono altre domande, si può procedere. Eravamo arrivati, aspettate, all'osservazione, momento,
Numero 37. Sì, 36 fatta. Ok, 36 esaminata, osservazione 37. Allora, arrivo, eh. Osservazione 37. C'è una parte normativa che abbiamo già esaminato ed una parte invece è cartografica, che è quella che esaminiamo oggi. Ci viene detto l'edificio è schedato come R ma non è un rudere, pertanto se ne chiede la schedatura come 2 di interesse ambientale. L'osservazione è stata parzialmente accolta, vediamo in che termini. Questa è la fotografia dell'edificio. Volevo dire, era stato schedato rudere perché, come dice anche l'osservante, era ricoperto da rovi, quindi non era possibile vedere le sue caratteristiche. Quindi intanto non è un rudere, questo insomma si vede, sì, si vede piuttosto bene, e dal punto di vista della classificazione, la classificazione che ha, diciamo, in sede istruttoria proposto l'ufficio è di 1, come classificato come 1. Vedete, è, diciamo, il classico edificio rurale in pietra, insomma, con un valore tipologico significativo. Tenete anche presente che in questi casi si vede, no, abbastanza bene, anche soltanto immaginare, no, di applicarvi un ampliamento, insomma, a occhio ne pregiudicherebbe la conformazione, no? Per cui è evidente, a me sembrerebbe, insomma, evidente, vi dico la mia opinione, che in casi come questo tipo, anche di contesto, perché poi ora non si vede benissimo, ma mi pare ci sia un divieto intorno, no? A occhio, se lo vedo bene, insomma, in casi di questo tipo è chiaro che lo distruggi l'edificio, no? Se pensi di applicarci un ampliamento, anche sotto il profilo, dico, squisitamente strutturale. Ecco. Simone? Sì? Sì, grazie. Allora, io rinnovo l'invito agli uno di valutare la tipologia di intervento, perché se è vero come è vero che bisogna cercare di preservare la tipologia costruttiva, il modus operandi, l'architettonica, la skyline, tutto quello che vogliamo, è anche vero un'altra cosa. Un edificio così, che non gli dai potenzialità di poter essere valorizzato, è destinato, e io vi auguro e ci auguro di esserci tutti nella prossima commissione che farà la revisione dello strumento urbanistico, a classificare questo fabbricato da 1 a R, perché sarà diventato un rudere, perché se non gli diamo la possibilità di essere valorizzato, dico, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, nessuno sposterà un sasso su quel fabbricato lì. Non a caso chi ti ha fatto l'osservazione ti ha detto me lo mettete 2 per non tutta una serie di motivazioni. Poi gli uni, c'era stata attenzione, perché mi sono arrivate delle segnalazioni, no, dei suggerimenti, che ci sono dei fabbricati che specialmente vicino ai corsi d'acqua, ai fiumi e quant'altro, sono stati fatti, bontà loro, con questi ciotoli di fiume, almeno i primi 50, 60, 70 centimetri, no? Ora, va da sé che mi ritengo improbabile che se uno voglia recuperare un fabbricato, a meno che non commetta un illecito, perché non puoi andare a prendere nel fiume, tutti lo sappiamo, i sassi, la vedo anche dura. Quindi io lo so che è difficile, Simone, ti sono nel cuore e sono nel cuore anche all'ufficio. Lo vediamo di trovare un certo un rigore, una norma,
una quadratura, un'elasticità che ci permetta veramente che non vadano perduti, perché se no, a voler preservare troppo, si corre il rischio che accada l'effetto contrario, ovvero che nessuno se ne interessi più e che vadano completamente e definitivamente perduti. Grazie. Alberto, te la posso fare io una domanda veramente sincera, perché io faccio l'avvocato e non faccio il tecnico. Secondo te è possibile, soltanto in astratto, poi no, non è questo, diciamo, l'elemento decisivo, ma credo vada considerato. Secondo te è possibile intervenire su quell'edificio con un ampliamento senza sbriciolare la parte esistente? Perché se non è possibile, cosa succede? Succede che è una sostituzione di Però rigo. è possibile e sulla scorta della dichiarazione che fece il buon Cinquini che oggi non c'è, è tutto solo e solamente questione di soldi, perché oggi facciamo veramente tutto. Possiamo fare il betoncino, ti trovo anche la soluzione. Possiamo fare, e ci sono due architetti, c'è la Bonaria e Lucchesi. Dico, possiamo fare il betoncino armato e c'è anche Jacopo 3. Dico, possiamo fare il betoncino armato o una struttura interna che ci consenta di mantenere l'esistente andando ad attivare l'intervento per poi omogeneizzarlo con tutta. È chiaro che non mi puoi pretendere di mettere 4-5 lavoratori che ti facciano tutto un sassi, no? Verrà fatta, anche perché c'è la sismica. Verrà fatto un telaio d'acciaio interno, come ho fatto il muro a Monteggioli, che ho finito 4 giorni fa, dove ho fatto tutto il muro in cemento armato e dove sono stati 20 giorni, 4 persone a spaccassarsi per rivestire tutto il muro per renderlo omogeneo quell'altro. Si fa tutto, è questione di soldi, sarà più dispendioso per il committente. Gli diamo delle prescrizioni, lo ragioneremo con regolamento edilizio. Ma valorizziamoli questi fabbricati perché è un patrimonio che andrà disperso. La mia impressione, Alberto, però mi posso sbagliare, ci mancherebbe, è soltanto la mia opinione, è che in casi che in casi di questo tipo noi si rischi di creare un effetto illusione. E io questo lo vorrei evitare. Perché che quel fabbricato lì, guardatelo bene come è messo, sia recuperabile senza un intervento di demolizione, io vorrei sapere chi ci va a stare lì senza un intervento di demolizione e ricostruzione. E te lo sai, Alberto, fai il professionista, poi la gente il volume se lo vuole riorganizzare perché è abituata a vivere comodo, giustamente, tra l'altro dico io. Quindi attenzione, perché guardate, volete sapere come la penso io? A me più che la schedatura in sé, per me è da uno, è la mia opinione però, ma al di là della schedatura in sé, la cosa peggiore è creare quei cortocircuiti per cui poi, no? Si alimenta il circuito delle aspettative, perché poi quando ci vai a intervenire su quell'edificio lì, io ti ho seguito nel ragionamento, ma te sai anche, Alberto, che presi 9 committenti su 10, no? E ti chiedono, voglio dire, di spendere il meno possibile, ti chiedono, guardate in che contesto siamo, cioè guardate in che contesto siamo lì. Quindi io ora, mentre su altri fabbricati, no, come quello che si è visto l'altra volta, l'abbiamo anche messo da parte. No, questo qui, francamente, però siete voi, commissari, io ho l'assessore Simone, sul potere di l'ha Roma. fatto l'uomo quel fabbricato lì, non è che l'ha fatto un UFO, l'ha fatto l'uomo, cioè nel senso, e con tecnologie e materiali ben lungi dall'essere quelli che usiamo attualmente oggi. Dico, se consideri che il cappotto termico abbiamo soluzioni di contenerlo in 5 mm, non in 5 centimetri, 5 mm di cappotto termico, con le stesse prestazioni di un Weber da 12 centimetri. Cioè, io ti parlo come mestierante, no? Ti parlo come uno che poi le cose. Il fatto del committente, ti do ragione. Ma se lo normi bene, se non si può fare, ha voglia il committente di voglio spendere poco, spendi quel, perché un conto è decidere già noi che non si può fare nulla e vedere decadere. È un conto mette che deve essere fatto con la tipologia,
estetica esistente, valorizzando quello che c'è, mantenendo le gronde, mantenendo, cioè un conto è da depare. Allora sì che la discriminante la fa, la vuoi fare? Lo fai a un certo tipo di livello, ma non tu cur non lo puoi fare perché va disperso. Ma, e questo è il mio pensiero. Poi dopo ci sono gli altri commissari. L'hanno Allora, chiesto Simone. la Michela e anche Riccardo. Michela, vai. Allora, intanto volevo sapere se c'era la possibilità di vedere una cartina per vedere bene dove è ubicato il fabbricato. E poi, come ho già detto tante volte, io sono concorde con quello che diceva Alberto ora, perché se non gli si dà la possibilità di un ampliamento, è chiaro che dove c'è la possibilità, chiaramente, nessuno recupera questa roba. Questa roba poi, come diceva Alberto, è destinata a diventare poi rudere, perché se non si se non gli si dà un incentivo per recuperarla, è chiaro che nessuno la recupera. E come dicevo l'altra volta, che mi presi un po' con il cinquini, poi non viene neanche guardato l'ambiente circostante, è chiaro che ci saranno rovi sopra questi stabili ora che sono, perché effettivamente ora possono essere un uno, poi diventeranno ruderi inevitabilmente. Quindi ecco, se c'è possibilità di urbanizzarli, se c'è possibilità di una strada, se c'è possibilità di portarci le utenze, è chiaro che secondo me bisogna incentivarlo il recupero di questi annessi agricoli, vogliamo li chiamare così, diciamo, in queste zone. Quindi la penso come Alberto. Ecco, vediamo un attimo questo stabile qui, sì, se c'è la possibilità di vedere dov'è messo, anche per capire, ecco, appunto la posizione. Eccolo lì, c'è la R sopra, guardatelo. Poi, scusa Michela, velocissimo, c'è anche la sovrintendenza, Simone, che si, perché questi immobili qua, 99,9%, sono aree vincolate, come minimo boscate, e c'è la sovrintendenza che si fa anche da garante che non vengano fatte delle topate, detto la Camaiorese. Scusa Michela. Questo poi ci sarà anche l'ufficio, no? Che supervisionerà comunque sia i lavori, darà delle prescrizioni, come si diceva l'altra volta. È chiaro che insomma ci saranno poi delle regole da seguire. Dicevo, si può ingrandire un pochino la cartina anche. Se vuoi vedere l'intorno, te la devo rimpiccolire. Te la puoi ingrandire anche da te, Michela? Col più e il meno. Michela, non so che stai parlando, ma non ti si sente perché c'è il microfono spento. Ah, sì, c'ho il microfono spento. No, dicevo, io sono sul cellulare, sicché sto facendo il possibile. Ma che hai detto? Devo parlare io, Jacopo? Avevi chiesto la parola, sì. Sì, ma cioè io non condivido questo atteggiamento, ti dico la verità, perché se così si fa, allora si rivedono tutti gli edifici, perché se questo non, se non è un edificio di pregio architettonico, allora basta rivederli tutti e si dice si cambia sistema. Se si decide di cambiare sistema, benissimo, altrimenti questo è di pregio architettonico. Questo qui. Se ne hai visti due, Ricca? Quanti se ne hai visti di edifici? No, scusa, no, questo qui è storico, ma per me anche quello dell'altra volta, ve l'ho già detto, di Capezzano, per me non ha senso classificarlo a due, perché se poi sono tre unità immobiliari, fai 90, io ognuno ha i suoi punti di vista, io e i miei. Allora, questo o si cambia criterio di classificazione degli edifici e quello che si può fare su questi edifici, o perlomeno se questo me lo classificate due, allora a me mi vengono meno tutti i criteri con cui finora abbiamo lavorato. Nessuno Questo. chiede, nessuno chiede di cambiare Scusa, la posso classificazione. finire il mio intervento, Alberto? È Scusa. sbagliato sul concetto, è sbagliato. Nessuno chiede di cambiare. Scusa, poi parli te. Che ho sbagliato, lo dici te. Io dico che non ho sbagliato il concetto. Dico. Abbiamo scelto un modo di lavorare e allora cambiamo gli interventi che si possono fare sugli edifici. Quello è un altro discorso. Ma se questo mi dite che è un 2, non ci sto. Mi dite allora, cambiamo tutto quello che possiamo fare sull'uno e allora si rivede il discorso. Ma se questo me lo dovete classificare due, io non lo è assolutamente un due. Non è un rudere, ma è un uno. E secondo quello con cui abbiamo lavorato fino ad ora. Se poi decidiamo
di stravolgere il modo di lavorare, benissimo, io accetto anche quello. Accogliamole tutte le osservazioni, sono anche favorevole a quello, però dopo non ci lamentiamo delle colline se dopo cominciano a somigliare ad altri comuni limitrofi che nessuno vuole più, non vuole più frequentare. Quindi, secondo il mio punto di vista, c'è un punto che non bisogna oltrepassare, secondo il mio punto di vista. Però decidiamo quali sono, non è che io dico è così o può me, io dico ragioniamo sugli interventi, gli interventi che si possono fare sull'uno, sul due, su Rudere, ma non mi classificate questo due perché no, io non ci sto. E questo è un uno. Cambiamo la tipologia di intervento, discutiamone. Io, scusate, volevo riportare forse un elemento di chiarezza. Allora, abbiamo costruito nella normativa un quadro che oltre alla classificazione degli edifici, agli interventi ammessi, alla possibilità del cambio d'uso, disciplina per esempio il cambio d'uso di fabbricati storici anche in relazione alla presenza di una serie di prerequisiti, non del fabbricato, ma dell'area, cioè l'accessibilità, la possibilità di collegamento con le reti di servizio e quindi le opere di urbanizzazione, in modo tale che il principio qual è? Si converte un utilizzo diverso dall'esistente se e solo se esistono già delle condizioni di urbanizzazione, tra virgolette, minima, che consentono di non alterare lo stato dei luoghi, non solo quello del fabbricato, ma anche quello dei luoghi in questo caso. Quindi io in questa fase, con questo intervento, mi limito soltanto a dire che ogni classificazione poi è un dato in sé, ma per ammettere tutte le varie possibilità che su quel fabbricato possono essere aperte o precluse dalla sua classificazione, c'è bisogno anche di verificare dei requisiti che da normativa abbiamo dato e che secondo me sono tutti da confermare, quei requisiti. Dopodiché, attenzione al resto delle considerazioni. Faccio notare che questa è la sesta osservazione che vediamo, e di fabbricati storici in area rurale, in realtà è il secondo, perché in altri casi ecco, non avevamo condizioni simili. Alberto. Sì, ma infatti si litiga prima per essere amici dopo, no? Nel senso, questi casi qua le definiamo i primi e poi dopo, tanto si va per similitudine. Semplicemente per dire, Riccardo, che io non ho chiesto che venga messo due, ho detto semplicemente nella casistica degli interventi che riguardano l'uno, che condivido la scatola 1, di prestare attenzione che con le interventi non si vada a pregiudicare un suo recupero, e quindi di prestare attenzione e consentire alla gente che lo recuperi in maniera ottimale. Questo era, non ho detto di cambiare la classificazione. Dove c'è la possibilità, certo, dove c'è, come diceva Jacopo, la possibilità di urbanizzazione Ma anche. scusate, parola. L'uno può fare una determinata tipologia di interventi, no? Il due ne può fare altri e via discorrendo. Quindi le rivediamo prima allora le tipologie di interventi che possono fare gli uno e poi discutiamo di tutte le osservazioni. Altrimenti no a chi sì e a chi no. A qualcuno li si fa ampliare, a qualcuno. Rivediamole tutti, io l'ho detto tranquillamente. Rivediamo le tipologie di intervento che si deve fare sull'uno. Punto. Ma ci sono dei casi, Riccardo, che a volte sono anche borderline. Non è così schematica la cosa, secondo me. Non è detto che, capito come dici te, quelli sono tutti uno. Quindi, capito? È un po'. Dovete Il credere. criterio sì, ma forse è un po' anche da vederli caso per caso, ecco. No, perché allora dopo diventa chi sì a chi no, e questo a me non piace. No, ma non per chi sì o per chi no, per le particolarità dell'edificio e Allora per. ci vediamo che particolarità ha questo edificio, via. Ma Scusate. non ti dicevo di questo un particolare, ma ti No, ma dicevo. scusami, Michele, ma te ora fai un altro ragionamento e lo posso anche condividere. Ma se questo edificio si comincia a discutere su questo edificio, e allora si discute su tutti, ho già ben capito. No, Discutiamo, ma per abbiamo un dirti, se criterio. c'è la possibilità della strada, se un'è in cima al prana, come ti posso dire? Se c'è la possibilità delle reti, di una fognatura, di un. Capito? È chiaro che va discussa questa roba su tutti gli edifici che verranno poi e su tutte le osservazioni che verranno. Vanno discussi, sì. Allora, sei d'accordo che questo edificio è un uno? No, io non ho ancora capito dov'è, figurati te. Non so se è in Scusate, mezzo a un campo o in mezzo. ha chiesto la parola Roberto Lucchesi. Credo, perché aveva acceso il microfono. Jacopo,
Vai. Posso parlare? Ti sentiamo. Allora, io condivido quello che ha detto Era, perché il problema qui è di fondo, cioè la normativa è stata fatta con l'uno, col due e con Rudere o quello che è. Quindi, se noi questo fabbricato qui lo declassifichiamo, a quel punto va ripresi tutti i fabbricati in adozione, perché tanti fabbricati identici a questi qui hanno un 1 e non hanno fatto osservazione, o perché non lo sapevano, o perché gli stava anche bene, peraltro, che fosse un 1. Quindi non sappiamo noi quello che c'è dentro su tutti quelli adottati. Quello che state dicendo voi è possibile solo se nell'uno gli consentiamo un ampliamento, ma a questo punto è già stato discusso un mucchio di volte, non c'è più la differenza fra l'uno e il due. Quindi il problema è un altro, è proprio normativo, perché per riprendere questo fabbricato va ripresi tutti i fabbricati che sono in adozione, se no c'è veramente una disparità di trattamento, perché quello che non ha fatto osservazione resta uno e non fa nulla. Questo è un due, ma siamo tutti d'accordo che il due non può essere. Quindi per trattarli tutti uguali bisogna tornare a pensare una normativa che consenta in determinate magari condizioni gli ampliamenti all'uno. Ma questa è già stata scartata all'inizio. Se poi ora ne vogliamo riparlare, per l'amor di Dio, io non sono quello Ma che... appunto, è quello che dicevo io. Ma è allora che ci si sta a fare in commissione? Se mi dite che questa roba qui non si può ridiscutere, che ci si sta a fare in commissione, Lucchesi? Scusate, posso Hai dire che ragione, si può dare il 2, è una cosa diversa, perché dandogli il 2, questo da un punto tanti di vista restano normativo. 1, identici a questi qui. Se invece volete ridiscutere la norma, questo è Posso? vostra facoltà. Io mi oppongo assolutamente a ridiscutere la norma. Peraltro non mi oppongo neanche a cambiare di classifica, per l'amor di Dio, perché non è mio compito. Però vi dico che, siccome l'ho visti tutti, tanti fabbricati sono classificati 1, non hanno fatto osservazione e restano 1. Se le vogliamo trattare tutti uguali, bisogna dire che l'1 a determinate condizioni può fare un ampliamento. E allora sì che le recuperiamo tutti e quando guardiamo l'osservazione diciamo questo è un 1 con quelle caratteristiche, questo ci siamo sbagliati, andrà a 2. Però è il concetto iniziale che mi cambia, non questo fabbricato. Non detto Jacopo. che la commissione è esautorata e non può dire, può dire tutto la commissione, però io vi dico come va fatta la discussione, perché fare la discussione su un fabbricato non ha senso, su quel fabbricato lì, perché ce ne sono tantissimi uguali che resteranno uno. Prego, Simone. No, volevo dire questo. Mi sembra che la discussione registri un punto di accordo fra tutti. Cioè il fatto che è corretta la classificazione, anche perché, permettetemi, altrimenti non esisterebbe la distinzione fra gli uno e i due, perché se si scheda questo qui due, francamente stento a capire cosa resta nell'uno. Il punto è un altro, no? Il punto è che sia Michela che Alberto dicono, mi pare, Alberto lo dice, come dire, con più, no? Linguaggio tecnico perché è il suo mestiere. La Michela lo dice con parole diverse, ma mi sembra che il concetto sia simile. Il punto è, va bene, posto che la classificazione è 1, siamo sicuri che quel valore che vogliamo proteggere non si disperda in realtà nel tempo? E questo è un tema complicato che però è, come diceva ora Roberto, di carattere normativo, cioè non attiene alla classificazione, ma è di carattere normativo. Per l'amor di Dio, siamo ancora in una fase nella quale la Commissione sta guardando le osservazioni, no? Ci sarà un momento in cui, diciamo, no, faremo invece un lavoro più di discussione, perché vi ricordate, sulle norme ci siamo anche presi degli appunti, quindi bisognerà tornarci. Se ci vengono in mente delle soluzioni intelligenti, delle buone idee, per trovare un punto di equilibrio normativo migliore, io sono, come dire, almeno l'assessore aperto all'ascolto, nel senso che, cioè, qui l'obiettivo è quello, no, di tutti quanti, almeno credo, è quello di cercare di salvaguardare i valori che vogliamo proteggere, non di vederli dispersi. La dispersione ci può essere sia per il fatto che quell'edificio sparisce, no? Sia per il fatto, come diceva Riccardo,
che magari cominciano a esserci fenomeni che ci fanno assomigliare di più a comuni diciamo che quando guardi le colline dici mamma mia com'è bella la collina di Camaiore, e io ho già detto, ve lo dico per la seconda volta, che non passerò alla storia come l'assessore che ha dato il via alla, diciamo così, alla trasformazione irreversibile delle colline di Camaiore. Non ci passerò alla storia, perché vi dovete anche domandare come mai in 80 anni di storia, certe 80 anni forse esagero, diciamo da quando esistono i piani regolatori, quindi diciamo a partire dagli anni 50-60 ci dobbiamo chiedere come mai, no? Certe trasformazioni non sono mai state consentite. Non sono mai state consentite perché poi una volta che dai là alle trasformazioni o hai delle regole veramente intelligenti, veramente costruite bene, che ti permettono un certo fenomeno di governarlo, oppure dopo ti sfugge di mano, e poi una volta che ti è sfuggito di mano il danno lo fai e indietro non ci torni più, no? Voglio dire, le mura di Camaiore l'han tirate giù, ora noi, come dire, ci rallegriamo del fatto, no, che le vediamo diciamo come reperto archeologico nella piazza 29 maggio, ma le mura noi non ce le abbiamo più. Lucca ce l'ha e beata Lucca che le mura ce l'ha. Ora, un voglio paragonare gli annessi agricoli delle colline con le mura cittadine, però è per dire che un valore poi, una volta che se sbagli, diciamo così, se sbagli, poi un certo valore non lo recuperi più. Allora io dico, sulla classificazione mi pare che siamo tutti d'accordo, sulle regole, per amor di Dio, mettiamoci testa, se si trova una soluzione avanzata che ci consente di proteggere un valore e al tempo stesso di favorire un'attività umana, no, che aiuta a tutelarlo quel valore, va bene. Guardate, a me non mi preoccupa tanto, diciamo così, il fatto che in certi ambiti in un certo modo si possa anche intervenire. Il problema è che, per esperienza, anche perché ormai 10 anni faccio l'assessore, vi dico che l'ufficio non ce li ha gli strumenti di governo se uno non scrive delle regole, ma veramente fatte bene bene bene, perché Alberto lo sa, dopo arriva il tecnico e ti dice ma io, a me mica la norma me lo vieta, ed entrare nella qualità progettuale dell'intervento diventa anche una cosa antipatica se non ci sono le regole, se non ci sono le regole, perché mi pare lo diceva Roberto una volta, no? Di fronte a questi edifici il problema non sarebbero delle piccole addizioni anche riconoscibili, no? Fatte in un certo modo, il problema è che secondo come le fai distruggi tutto e poi dai via a un meccanismo di, insomma, appunto di dispersione del valore, no? Perché il valore lì non è facci, no, una casa moderna, lì il valore sarebbe riuscire a mantenere quella testimonianza storica in una chiave che sì, la rende preservabile anche nel tempo. Quello secondo me è il valore, non è facci, perché non è che tutto deve diventare casa, perché poi c'è anche questo aspetto qui, noi abbiamo un andamento demografico che non è che porta a dire che c'è bisogno di moltiplicare le unità abitative sul territorio, no? Perché c'è tanto patrimonio esistente da recuperare, ma esistente anche abitativo, intendo dire, no? Perché poi ci dobbiamo porre anche questo problema. Cioè, abbiamo i paesi che si svuotano e allora, no? E dovrebbe essere quello l'obiettivo anzitutto, no? Ci sono le case, non è che non ci sono. Perché ci sono state anche fasi storiche in cui, no, l'andamento demografico portava a dire ho bisogno di nuove unità abitative, ma ora c'è anche questo aspetto, no? Che in realtà sul mercato le unità abitative si trovano, non è che non si trovano, poi c'è un problema di prezzi, c'è un problema, voglio dire, sono temi complessi, l'urbanistica non è che può risolvere tutti i problemi sociali, no? Quindi io sono di questo avviso, sulla classificazione siamo tutti d'accordo. Mi pare, lo diceva anche Alberto, che non pone un problema di classificazione, pone un problema di regole di recupero rispetto agli edifici che noi classifichiamo uno. È un tema, lasciamolo, no, voglio dire, aperto, tanto c'è da tornarci sulla normativa, sulle cose che ci siamo appuntati. Se si trova un modo avanzato, che a quel punto, come dice Riccardo, vale per tutti perché è normativo,
di tutelare il valore e di dare però qualche opportunità in più, facciamolo. Non è facile. Cioè, sinceramente, se l'avessimo trovata la soluzione, forse sarebbe già qui, no? Oggetto di discussione. Non è facile trovare il modo di preservare quel valore e anche, no, favorire un'attività umana sotto il profilo, diciamo così, no, di un insediamento umano. Non è facile, anche perché quelli lì sono annessi agricoli. Cioè, quelli lì non è che sono non erano case storicamente, erano annessi agricoli. E quindi è chiaro che hanno caratteristiche di un certo tipo. Però, per l'amor di Dio, andiamo avanti. Alberto, il tema l'ha posto, diciamo, no, con chiarezza, è un tema che chiaramente c'è, non è che lui lo pone, ma è un tema discusso da anni. Lo lasciamo, voglio dire, aperto, tanto quando si tornerà a discutere della normativa, immagino, arriverà fuori, no? E quindi io mi prendo l'impegno come assessore a ragionarci con l'ufficio, se riusciamo a trovare delle soluzioni avanzate che, come dire, che appaiono convincenti, saremmo i primi a proporvele, cioè ci mancherebbe, non è che... Non è facile, è un tema complicato, ecco, questo volevo dire. Io, se posso, aggiungo un elemento, nel senso che la sintesi che hai fatto mi convince abbastanza, Simone. In più ho solo da dire questo. Cioè, noi siamo in una fase in cui le regole generali sul piano territoriale, secondo me, come ripeto nell'intervento che ho fatto prima, l'abbiamo scritte bene, no? L'abbiamo scritte bene in una logica di tutela del territorio rispetto all'impatto che nuove funzioni nelle aree rurali potrebbero determinare. E non è neanche, secondo me, da semplificare il tema 1-2 in quanto classificazione, ma giustamente, e questo anche grazie al contributo di Roberto, si è capito, rispetto agli interventi ammessi, che non è per niente detto che siano soltanto quelli dell'ampliamento, insomma, no? È anche una certa modalità di poter proporre interventi sul patrimonio esistente utili a poter adeguare certi spazi a delle funzioni che non hanno avuto. Ora, siamo, secondo me, in una fase storica in cui, al netto del fatto che abbiamo definito attraverso i piani, questo non solo a Camaiore ovviamente, no? Ma in generale in tutto il contesto toscano, abbiamo definito chiaramente quali sono le compromissioni possibili del territorio rurale in termini di nuovo spazio utilizzato per l'attività edificatoria, pubblica o privata che sia, che vuol dire praticamente molto poca rispetto all'esistente, se non per funzioni pubbliche, ci troviamo di fronte proprio a questo tema. Cioè, da una parte abbiamo i paesi storici o gli insediamenti storici che non si potranno espandere, perché non avranno, si troveranno circondati da un territorio rurale. Potranno avere al più delle occupazioni e degli ingombri del territorio rurale al contorno in termini di funzioni pubbliche. E ci troviamo poi tutta una cintura sparsa, aggregata di piccoli insediamenti o anche di fabbricati sparsi, su cui abbiamo posto delle condizioni territoriali importanti, che sono quelle del negare la possibilità che aumenti un livello di urbanizzazione su quell'area attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture. Ecco, queste sono due condizioni, secondo me, che non vanno assolutamente mutate in termini normativi, perché ci garantiscono il fatto che gli interventi sulla scala territoriale siano di qualità. Di lì io condivido il fatto che la prospettiva più realistica per edifici che hanno ad oggi una funzione non residenziale, ma hanno disperso quella funzione storica di annessi agricoli che avevano, non sia altro che l'oblio, purtroppo, per questi fabbricati. Perché la funzione per cui sono nati l'hanno persa, l'hanno già persa, è già un dato di fatto, l'hanno già persa, e non è che possono essere riconvertiti in qualcosa nella stessa funzione, perché altrimenti l'avrebbero mantenuta. Quindi poniamoci molto laicamente e con la maturità che serve gli interrogativi che possono essere utili a produrre quell'avanzamento normativo che serve per fare in modo che questo patrimonio qui disperso non lo sia, perché alla dispersione poi di questo patrimonio corrisponde anche una compromissione territoriale. Questo non siamo davanti a un patrimonio che ha un valore architettonico di
straordinaria importanza per la storia dell'architettura, ne siamo tutti consapevoli, no? Sono elementi importanti del paesaggio, hanno anche un livello architettonico che chiaramente li distingue dai due, ovviamente, questo è fuori di dubbio. Però è anche vero che se ci dobbiamo porre delle prerogative di conservazione del loro ruolo territoriale, oltre che della loro qualità architettonica, bisogna fare in modo che in qualche modo siano attivati o attivabili per qualcosa. Quindi torniamoci davvero nel merito su questo, perché la tipologia degli interventi e la possibilità di conservare, anche aggregando se serve, qualcosa che può convertirne la funzione in una che sia attiva, e è chiaro che se è residenziale c'è anche il limite della prima casa, è giusto che sia così, perché non si può trasformare tutto quello che ha superfici in grado di poter diventare residenza e spazio sul territorio rurale in abitazione, no. Però ecco, poniamocelo seriamente il tema, perché se questa è la classificazione in cui ci riconosciamo, cioè se assegniamo a questi edifici un valore architettonico, ha senso anche che ci poniamo il problema di come quel valore architettonico si mantiene nel tempo, si riattiva nel tempo. Va bene. Io come assessore mi prendo l'impegno insieme all'ufficio di ragionare, di mettere testa nuovamente su questo tema. Mettetecela tutti, nel senso che poi non è facile, ecco, cioè questo è il problema vero. Cioè i rischi sono due: o dar corso a interventi di trasformazione che disperdono quel patrimonio perché sono sbagliati, ed è, diciamo, la storia di tante realtà, insomma, non è che bisogna fare molti chilometri per vederlo, oppure il rischio è quello che dice Jacopo, chiaramente, no? Che poi piano piano fenomeni di abbandono e di non capacità di conservazione di un tessuto edilizio esistente portano alla dispersione di quel valore lì in altro modo. E non è facile anche perché noi abbiamo una legge che impedisce la realizzazione di nuove residenze nel territorio rurale, no? Perché altrimenti uno poteva anche provare a fare ragionamenti, che ne so, con piani di recupero particolarmente sviluppati, dove te dici: guarda, ti faccio fare un'unità abitativa in un certo punto, dove arrivano le strade, dove arrivano, no, i servizi, eccetera, eccetera, in cambio però mi recuperi, no, tutto questo patrimonio. Ora la tiro lì per dirne una di cose, ma nel territorio rurale queste operazioni non si possono fare, perché questo è il tipico caso in cui ci vorrebbe uno strumento, secondo me, particolareggiato, no? Cioè di recupero. Te mi fai un piano, mi fai vedere che complessivamente quel piano va nella direzione, no, del valore che io voglio tutelare, e allora te lo approvo quel piano lì, si va al consiglio comunale, te lo approvo. E però è complicato questo, perché ora, se ci sono dei volumi a disposizione di altra natura, magari nello stesso ambito territoriale, allora sì. Ma se no, perché te puoi anche, no, come dice Jacopo, consentire magari degli accorpamenti, parlo dei volumi non di qualità, non storici, no? Se te in un ambito c'hai il manufatto che vuoi tutelare, no, e dei volumi, diciamo così, che invece sono, insomma, non hanno nessun valore, allora magari puoi immaginare, no, con una premialità, un piano di recupero dove metti a carico di chi fa l'intervento, no, il recupero conservativo di una serie di beni. Ma siccome questa è una situazione molto difficile nel concreto da realizzarsi, non è facile trovare uno strumento, no? Perché, insomma, è complicato, è oggettivamente complicato. Avete sentito l'altra volta Fabrizio Cinquini, che ha esperienza, insomma, con che sfiducia, no, parlava di questo tema. Cioè, come dire, conosco tante esperienze e mi sono fatto l'idea, diceva Fabrizio Cinquini, che a un certo punto, no, bisogna accettare il fatto che anche alcune cose vadano poi disperdendosi nel tempo, diceva lui. Però io capisco quello che dice Jacopo, e così chiaramente anche perché l'abbiamo già fatto, Simone.
L'abbiamo già fatto. Quindi è un tema complicato. Io mi prendo l'impegno di rifletterci e di provare a proporvi, se mi vengono in mente insieme all'ufficio delle soluzioni intelligenti, provare a proporvele con quell'approccio normativo che dicevano tutti, mi pare, che garantisce uguaglianza di trattamento, perché chiaramente se si cambia la norma vale per tutti. Davanti? Non c'è nessuno che chiede la parola? Sì, abbiamo la 38. Aspetta che c'è una Manola. Manola chiede la parola. Sì, no, volevo dire questo. Volevo invitare Alberto a mandarci, cioè a ragionare su quello che ha detto anche, che hai detto te, che ha detto Simone, e mandarci una proposta di normativa di quello che lui vorrebbe per i fabbricati classificati 1. Almeno ragioniamo con un qualche cosa, con un materiale concreto. Perché io non l'ho tanto capito, invece così ci possiamo ragionare. Sì, suggerisco un'altra cosa, poi Simone si va avanti, ma soltanto per dare un elemento. L'altra volta, in una discussione molto simile, sia io che la Michela ci siamo ritrovati su un caso che conosciamo di una trasformazione avvenuta su un edificio. Ecco, Da qualche esempio che non è oggetto delle osservazioni, ma che è pratica edilizia e pratica urbanistica del passato, forse si capisce bene anche meglio in che direzione potremmo andare o non andare. Ecco, possiamo decidere quello che voler fare in relazione anche a come è andata. Abbiamo già anche un po' di esempi. No, io non ho capito, Jacopo, quello che volevi dire. Scusa. No, voglio dire questo, voglio dire che ci sono dei fabbricati che sono, nel passato, sono stati oggetto di interventi, di interventi edilizi, fabbricati storici che hanno cambiato la destinazione, sono stati oggetto di interventi, e questi interventi possono essere di vario tipo, dall'ampliamento all'aggiunta di volumi, insomma. Allora, questi casi qui di come è andata nel passato per edifici storici in territorio rurale ci possono far dire come vogliamo che sia la norma. Ma erano già abitazioni quegli edifici lì, scusa. No, cambiando l'uso. E ci possono far dire come vogliamo che possano essere consentite o meno certe trasformazioni. Jacopo, guarda, se si imbocca questa strada... Le condizioni per me sono due, anche perché poi c'è un problema di tenuta del piano rispetto alle regole sovraordinate. La prima condizione è che ovviamente sia quello che diciamo sia tecnicamente sostenibile, no? Ma questo, vabbè, l'ufficio, poi insomma ci sono anche tecnici nella commissione, insomma non è un problema. La seconda cosa è che si scrivono delle regole molto dettagliate, e non si scrivono nel regolamento edilizio, ve lo dico subito, si scrivono nel PO, perché diventa poi la condizione di tenuta di certi valori anche rispetto al PIT e rispetto insomma a tutti i controlli che vengono fatti, e devono essere delle regole rigorosissime, e quelle che sono, cioè non è che poi dopo uno dice no, ma io però l'intervento lo vorrei fare in modo diverso. No, perché abbiamo stabilito che come si fa è determinante ai fini della possibilità di salvaguardare quel valore. Quindi alla fine poi il problema è tutto lì, no? Perché se ci sono delle modalità tecniche che garantiscono la salvaguardia del valore e anzi magari danno una mano a salvaguardarlo nei termini di un comportamento attivo, no? Come dicevi te, Jacopo, che è un tema che ti sta particolarmente a cuore anche per il fatto che vivi quelle realtà, e allora poi è chiaro che quelle regole non sono più un tema da regolamento edilizio, se sono la condizione della salvaguardia di quel valore lì, sono un tema che si trasforma in un tema di pianificazione. Allora va scritto, come dire, molto bene, molto molto bene, e va anche chiarito che quelle regole sono, no, quello che rende compatibile poi la disciplina urbanistica rispetto a un sistema di valori che noi dobbiamo preservare. E in quel caso, ve lo dico subito, noi dovremo anche fare un confronto preliminare, quello lo fa l'assessore,
con i livelli, diciamo, sovraordinati del comune, perché io non mi voglio ritrovare in conferenza dei servizi dopo aver fatto tutto questo valore lavoro con qualcuno che mi alza la mano e dice tornate indietro come nel gioco dell'oca, perché allora sì che si fa il danno amministrativo grosso come una casa. Quindi c'è anche un problema di responsabilità rispetto, diciamo così, alla conduzione di un percorso, no? Quindi io, figuriamoci, cioè bisogna essere fermi nei valori e laici nelle soluzioni, però se poi dopo le soluzioni laicamente individuate sono l'unico modo, no, per salvaguardare certi valori, allora ci vuole la responsabilità e il coraggio politico di dire queste regole però si scrivono in modo chiaro nel piano operativo, perché sappiamo che sono le regole uniche in grado di garantire un sistema di valori e anche la conformità del piano alle regole sovraordinate, no? Ecco, io l'unica cosa che dico è questa. Poi Manola rivolgeva un invito ad Alberto, io lo rivolgo a tutti, nel senso che qualsiasi buona idea o comunque qualsiasi idea che, no, abbia un senso, buona o cattiva, a volte le idee nascono cattive e diventano buone, cioè qualsiasi idea che abbia un, no, come dire, che offra una risposta a questo tema, l'ufficio la prende in considerazione, però ecco, con questo approccio, questo lo dico io da assessore, perché quello che non posso consentire, ma non lo voglio personalizzare, non è un fatto di Simone Leo, quello che un organo come quello che io rappresento non può consentire, no, è mettere a rischio il piano, questo è fuori discussione, per cui se si individua una modalità per rendere compatibili certe cose con il valore che si vuole preservare, quella modalità deve essere cristallizzata nel PO, scritta con delle regole molto dettagliate e chiare e condivisa con gli enti sovraordinati al comune per evitare che poi si faccia una frittata. Ecco, tutto qua. Però ci mettiamo testa, ci mancherebbe. Sì, ma infatti si torna a quello che dicevo all'inizio, che bisogna rivedere, se lo vogliamo rivedere, la normativa. Quello che l'affermazione che ha fatto Jacopo mi lasciava un attimino dei dubbi sul modo, cioè, di vedere le cose di Jacopo, forse l'ha cambiato in maniera temporanea, perché... Non ho capito. Mi sembrava che tu volessi rimandare tutto al regolamento edilizio, quindi aveva fatto questa impressione a me. Ora Simone ha precisato, quindi è bene che le regole si scrivano e valgano per tutti, punto. Certo, diciamo le regole che valgano. Certo, no, senza dubbio. Va bene, andiamo avanti. Allora, siamo alla... Scusate se interrompo, avevo chiesto la parola, Jacopo. Non so se ho sbagliato a mandare il messaggio, magari ho sbagliato io. Scusa, Manolo, non ci siamo accorti. Hai ragione, non me ne ero accorto. Vai pure. No, io mi riallacciavo a quello che diceva l'assessore Simone Leo, perché ha evidenziato un punto importante che secondo me poche volte poi nella discussione è emerso. E siccome l'assessore lo ha indicato, lo volevo sottolineare. Ne parliamo poco, ma c'è il PIT, che è il piano paesaggistico regionale, con tutte le sue articolazioni, che sono anche molto complesse, lo ammetto, però molto chiare, dove chiede che nella pianificazione tutti i piani siano conformi alle regole del PIT, tra cui anche la tutela delle invarianti strutturali. Voi dovete sapere che c'è un elenco enorme sul PIT delle invarianti strutturali, per cui tanti interventi, diciamo, potrebbero essere ammissibili in senso, come dire, generale, dal punto di vista edilizio, ma poi vanno in contrasto con quelli che sono le richieste del PIT, perché per esempio le aree boscate, i ciglionamenti, i terrazzamenti, gli oliveti
sono tutti elementi che devono essere tutelati e conservati il più possibile. Quindi molte volte, ecco, il ragionamento che viene fatto, noi quando abbiamo fatto la classificazione abbiamo valutato l'edificio, però quando nella discussione è venuto fuori che molte volte il recupero di questi edifici andrebbe a stravolgere e probabilmente andrebbe anche in contrasto con quelle che sono principi del PIT, perché dobbiamo anche tutelarle tutte queste cose. Molte volte nella discussione questo non è stato specificato, ecco, volevo perché la commissione lo sapesse. Grazie Manuela. A che osservazione siamo? Chiedo scusa Antonella. 38. Allora, l'osservazione è divisa in due parti, quella che riguarda la cartografia è la seconda parte. Si dice che il fabbricato oggetto di osservazione è schedato come due. Un primo nucleo era sì storico, ma la maggior parte dell'edificio è nata da un condono e oggi sono in corso lavori che lo hanno sottoposto ad una radicale ristrutturazione e chiedono una classificazione come recente. La risposta è non accolta, perché l'ufficio ritiene che la classificazione giusta sia quella di 2. Facciamolo vedere. No, non l'ho capita bene, me lo ridici per favore? Praticamente il cittadino chiede di passare da 2, Riccardo, a edificio recente, quindi sostanzialmente chiede che l'edificio non venga schedato, perché poi, Manola, correggimi se sbaglio, la sostanza è questa, no? Sì. Si passa... mi sembra di ricordare che questo era un metatino che è stato già stravolto, ne vedete il pezzettino originario. Antonella, se riesci a inquadrare la foto e forse anche a ingrandirla, a parte si vede malissimo. Ma scusate, mi sentite me? Sì. Ma io Simone non l'ho capito. Andavi alla linea quando parlavi. Mi puoi ripetere quello? Allora, questo cittadino, scusa Riccardo, non avevo capito che non avevi sentito. Allora, questo cittadino chiede di cambiare la classificazione da 2 a edificio recente, che poi significa non classificarlo, nel senso che gli edifici recenti sono quelli non classificati. Quindi lui dice: togliete la classificazione 2 e date edificio recente. Ricordo a tutti che sull'ampliamento la differenza è minima, nel senso che sono 10 metri quadrati e la differenza, e vabbè, poi c'è qualche altra differenza a seconda, diciamo, dell'area in cui ricade l'edificio. Manola stava dicendo che questo è un edificio che è già stato oggetto di trasformazione, di cui però sono ancora visibili elementi di storicità, e quindi qui il criterio utilizzato dall'ufficio, quando c'è un livello di trasformazione, diciamo, significativo, ma non tutti i valori storici sono dispersi, il criterio utilizzato dall'ufficio in questi casi è quello di classificarlo 2. Effettivamente, se vedete le foto, no, lo vedete che ci sono testimonianze, diciamo così, del valore storico. Ora qui si vede un pochino meno, anche se quelli bravi, ecco, quelli bravi intendo dire quelli competenti, no, io che faccio l'avvocato, insomma, Fabrizio, Jacopo, Alberto vi spiegherebbero che, vedete, si vede ancora anche nel corpo principale dell'edificio una traccia storica, no, nel sedime, nella tipologia. E più c'era un'altra fotografia, tornate un po' sopra, vedete, questa è la foto prima dei lavori, che ti fa capire, insomma, no, com'era l'edificio. E ancora vedete la tipologia, la forma, no, l'ingombro a terra, ci sono degli elementi di testimoniali, no, si dice, e quindi a noi sembra corretta la classificazione 2, ecco. Possiamo andare avanti? Ma queste qui quando le ha fatte tutti questi lavori qui?
Scusa per curiosità, Passato. Allora, questo qui, ascoltami, era questo qui era un edificio classificato nel regolamento urbanistico R3, per cui lui ha fatto tutti questi interventi con il regolamento urbanistico che ci aveva anche la possibilità di ampliare 20 metri quadrati. sì, per curiosità mia, no? Era da R3 questo prima, non era domanda, Simone, Era un scusami. R3, era classificato dal regolamento urbanistico un R3. Ma in origine o era stato riclassificato, Antonella? No, in origine, in origine. Ma ora sullo Secondo stabile nuovo. me Riccardo non era da R3, però è stato classificato così. Ma è la mia Ok. opinione, è la mia opinione, non è che. Sì, anche la mia. Fatemi parole, dato che l'ho autorizzato io. No, vabbè, te, ma te li hai autorizzati sulla base di classificazione, oh, ci mancherebbe altro. Oh. Ho fatto anche la classificazione. Allora, quello lì, se andiamo a prendere le fotografie, siccome il piano, l'ho detto già 2 volte, mi pare, lo ripeto, prima aveva un'altra classificazione. Prima di passare a recente c'era l'R3. L'R3 che era, come dice l'assessore, quelli borderline, potevano essere recenti o potevano essere storici. Noi li abbiamo classificati R3. E questo intervento riaggancia a quello che dicevo l'altra volta, non è tanto l'ampliamento di quel fabbricato, come dice Simone, forse non era neanche R3, però avendoci messo 30 metri di ampliamento è venuto fuori quell'oggetto che vediamo dalla fotografia. Quindi non è tanto la classificazione del fabbricato originario, è l'intervento che gli ci andiamo a sovrapporre, perché nell'R3 era ammessa anche la demolizione e fedele ricostruzione, se no non gli stava in piedi quel fabbricato lì. E quindi è venuto fuori quell'oggetto che giustamente lui chiede: me lo mettete recente? Così magari riprende altri 40 metri di ampliamento. Ma non è quello il problema, era questo qui. Questo era Questo l'origine. qui, che questo qui oggi Lucchesi, che prima l'hai fatto stravolgere, ora non lo faresti toccare, vero? Non lo faresti toccare ora Lucchesi questo qui, vero? No, no, questo Lo qui no, faresti non lo toccare. potrei In toccare. precedenza non ci Guarda, avete questa fatto fare il classifica. villino, perché quello lì, ditemi una cosa, no? Ditemi una cosa, in quello lì che chiede che sia messo recente, e ha ragione, perché ditemi in quel fabbricato, ditemi dove si vede ora la parte storica in quel fabbricato lì. Non mi fate vedere la fotografia vecchia, fatemi vedere il punto dove si vede la parte storica, perché quel fabbricato lì non ha mantenuto nulla di storico, è stato tutto stravolto. Fatemi vedere dove si vede la Ma parte non storica. questo, tutti hanno subito queste trasformazioni. Ecco perché abbiamo rivisto il No, piano. per mantenerlo in due, si deve vedere, per mantenerlo in due ora noi, si deve vedere il punto dove ha mantenuto il valore storico. Fatemi vedere dov'è, perché se no ha ragione di non averlo classificato ora. L'ha Michela, l'ha spiegato Simone prima ho dove si provato a vede, poi spiegarlo sulla io, ma fotografia. forse la Manola è un Roberto, uno dei due lo spiega meglio di me. Ti dico quello comparato, perché io faccio di mestiere l'avvocato, non faccio l'architetto. Però si cerca di ascoltare, si cerca di imparare, perché poi qui c'è un aspetto tecnico, non ce lo dimentichiamo mai. Cioè la politica deve avere anche un minimo di prudenza, no? Rispetto a degli elementi di valutazione tecnica. Gli edifici 2, Michela, se no sarebbero uno, no? Sono edifici dove la trasformazione c'è stata, perché se no non sarebbero due. Ma dove alcuni elementi di testimonianza del valore storico sono ancora visibili. Questo è il concetto, ok? Allora, quelli bravi, io non sono bravo, ti direbbero che in quell'edificio lì, se si fa vedere la foto, Antonella, la parte principale del corpo di fabbrica, lo vedi che ora si vede un po' male perché è sullo sfondo della fotografia, però proprio l'ultima parte che si vede nella fotografia conserva ancora degli elementi tipologici tipici, lo vedi un pochino anche dalle vecchie foto, del vecchio edificio. Cioè, se te prendi, ecco, ora questa sovrapposizione che ha fatto l'Antonella aiuta a farlo vedere. Se te prendi. Scusate Simone, scusami, posso fare una correzione? Siccome mi era rimasta accesa una foto di prima, ora vi mando quella sua, perché era quello del rudere di prima, quella che avevo fatto vedere. Datemi 5 minuti, se no si fa confusione. Se no si fa Mentre confusione, l'Antonella dai. cerca la foto giusta, comunque il Sì. concetto è che chiaramente tutta la parte, quella che è più vicina, no, a chi vede la fotografia, dove c'è il portico, dove c'è quella, non c'è nulla di
di storico, ma la parte invece più in fondo alla fotografia, dove c'è il corpo di fabbrica principale, l'elemento della tipologia, cioè della forma, come sono messe le finestre, il sedime o sedime, mi sbaglio sempre, a terra, cioè ci sono, come dire, degli elementi che richiamano, diciamo, il vecchio edificio. Questa è quello, la valutazione che ha fatto l'ufficio. Poi se è sbagliata nel concreto è un altro paio di maniche. Ora mi torna un po' di più, però, che si possono Simone, siccome l'R3 ammetteva anche la demolizione fedele ricostruzione, molto probabilmente quello che dici te, cioè, è il frutto di una demolizione fedele ricostruzione per la parte esistente, perché era ammesso demolizione fedele ricostruzione più l'ampliamento, quindi quella parte che si intravede che è simile o quantomeno uguale a questo fabbricato qui è stato oggetto di demolizione fedele ricostruzione probabilmente. Capito? Del fabbricato storico, del fabbricato sotto, non c'è più neanche un mattoncino, ragazzi, ma levategliela la schedatura. No, c'è da capire se è rimasto un valore rispetto, diciamo, alla tipologia. Il materiale è completamente cambiato. Se è rimasto un valore di tipo tipologico, va classificato 2. Se quel valore lì non è più rinvenibile, è un recente. Questo è il criterio. Quindi, per l'amor di Dio, cioè, io non sono un architetto, quindi vi dico qual è il criterio. Il criterio non è se l'edificio è stato trasformato o meno, perché se è un 2 è stato trasformato per forza. Il criterio è se si vede ancora un elemento di valore nella tipologia, ecco, nel come si inserisce nell'ambiente. Questi aspetti qui si chiamano edifici di interesse ambientale, cioè che non sono storici nel senso del mantenimento... Scusate, che non hanno un valore architettonico nel senso che, come dici te, Michela, quel tipo di valore non c'è più, ma magari mantengono un valore sulla forma, sulla tipologia. Ecco, se secondo voi o secondo l'ufficio che la sta riguardando questa osservazione, questo valore non è rinvenibile, è chiaro che allora è un recente. Vabbè, secondo me qui ha ragione il cittadino. No. Sì, no, volevo dire questo, le considerazioni fatte da Simone sono quelle che appunto che abbiamo fatto noi per l'osservazione. Vi volevo dare una indicazione che questo è il caso emblematico, perché a mio parere anche in passato sono stati le norme ammettevano degli interventi che hanno portato alla perdita di questi valori architettonici di questi antichi edifici. Quindi questa è la mia posizione. E questo è un esempio emblematico come un ampliamento, un intervento di ampliamento va a distruggere completamente le caratteristiche dell'edificio, non solo, ma come vedete anche le caratteristiche geomorfologiche del sito, perché come vedete sono sparite le rocce, tutte queste è stata fatta una strada, e quindi queste, vedete la differenza, ricordo che anche le rocce calcaree sono tra le invarianti strutturali tutelate dal PIT. Quindi, ma no, per forza, se gli si è fatta fare la demolizione e la fedele ricostruzione, per forza non c'è rimasto nulla. Ma se gli si dava delle prescrizioni nel fare questo tipo di ristrutturazione, era diversa la cosa, no? Se certo gli si dice fai la demolizione e la fedele ricostruzione, è chiaro che non ci resta niente del vecchio, no? In questo caso, Michela, non solo demolizione, fedele ricostruzione. A cui viene sommato anche l'ampliamento a cui avevano diritto, aspetta Roberto, a cui avevano diritto facendo un R3, cioè essendo classificate R3, se la demolizione è fedele ricostruzione, il fabbricato com'era veniva ricostruito a livello planivolumetrico, ok? Il problema deriva quando a questo intervento ci vai a sommare anche l'ampliamento, per cui molte volte la risposta progettuale architettonica non è degna, come secondo me in questo caso è il mio parere, e porta alla perdita globale complessiva dell'edificio e del sito. Ecco, questo è quello che... E allora gli si accetta il permesso, gli si fa fare. Una volta che gli si è accettato il permesso, gli si è fatta fare, no?
li presenteranno dei permessi in comune. No, Ufficio c'era, ma la Manola non faceva questo ragionamento per dire ora se questo va classificato due o recente, anche perché qui il danno, diciamo, è già fatto per lo più, no? Cioè, ora. No, lo so, parlava in No, generale, la Diamine. Manola faceva un ragionamento sulla discussione che si faceva prima, cioè quando andiamo a trattare gli edifici che abbiamo classificato uno, consideriamo appunto che il rischio di scrivere delle regole di un certo tipo è questo. Quindi si torna un po' a quel che si diceva prima, no? Che se uno s'azzarda, diciamo, fra virgolette, ad aprire a certe possibilità. Però lo deve fare con veramente un sistema di regole su come si fanno gli interventi molto rigido, molto rigoroso, come dire, che sia tutelante, no? Perché secondo me su questo edificio qui si poteva anche intervenire, no? Nella foto che si è vista prima c'era tutta una parte brutta, il legno, ma non in questo modo, no? Ma non perché io giudichi chi ha fatto l'intervento, perché chi ha fatto l'intervento diciamo, ha lavorato su alcune regole, no? È come quando io da avvocato difendo un cliente, non è che io mi pongo il problema di che cosa sia giusto, io faccio il mio lavoro, no? Rispetto diciamo, alla funzione che svolgo, quindi non è che a un tecnico gli si può chiedere più di tanto di farsi carico di quello di cui non si sono fatti carico le regole, no? Cioè ognuno fa il suo di lavoro, però siccome il nostro lavoro invece è un altro, cioè quello di trovare, no, gli equilibri, ecco, la Manola ci richiamava al fatto che quando si scrivono regole, diciamo, di un certo tipo, poi ci si deve porre il problema degli effetti, e porselo in modo molto, molto attento, ecco, perché se no poi dopo succedono cose di questo tipo, poi intendiamoci, in sé l'edificio, vedete, non è nemmeno un problema di qualità progettuale in sé, no? Perché di per sé questo edificio non è mica brutto. Il punto è che non c'è più, vabbè, ora Jacopo scuote la testa, ma io volevo dire che non si tratta qui di giudicare chi ha fatto questo progetto, però non c'è più quel che c'era prima, no? E Sembra cioè poco. Scusate, io volevo dire anche sembra un'altra poco. cosa. È stato Sì, completamente stravolto dal punto di vista ambientale. Mi mettete, ringrazio. sovrapponete due stati di nuovo, prima e dopo. Aspetta il tuo turno, se no si fa confusione. No, io ho finito. Ci abbiamo Roberto, Alberto. Io due parole. Se tutti i fabbricati, io parlo in generale, che vediamo da ora in poi, dove si vedono questi tipi di intervento, non è detto che sono tutti interventi autorizzati. Noi non abbiamo mica fatto la prova, siamo andati con vigile a vedere quel che ha fatto. Cioè, non abbiamo preso le concessioni edilizie. Quindi noi guardiamo degli oggetti fotografati così come sono, senza sapere quello che c'è sotto. Perché se no bisognerebbe per tutti i fabbricati andare a riprendere la concessione edilizia, verificare, perché può darsi per esempio che qui sotto ci siano degli abusi, che il fabbricato come l'abbiamo noi legittimato non è questo. Verifichiamole queste cose però allora. No, No, queste cose non si può non le fare verifichiamo, stupidi, è una permettetemi. fotografia. No, non è il compito, non è il compito della pianificazione. Ora non. Va Appunto. bene. Cioè, lui se la sbrigherà quando ha il fabbricato 2, se è a posto bene, chiederà l'ampliamento. Se prima di chiedere l'ampliamento deve legittimare il fabbricato se eventualmente ci sono degli abusi, io non lo so. Non è che si può andare a vedere tutti i fabbricati, perché Vabbè, altrimenti c'è da Roberto, rifarsi da capo, anche su quelli che non non hanno diamo. fatto osservazione. Roberto, Ripeto, io mi preoccupo sempre di tutta quella parte che non ha osservato e sono in queste condizioni. Cioè, l'urbanistica non è che va a vedere la pratica ma edilizia, mica eh. gliel'hanno posto nessuno, Roberto, di non osservare, lo sapevano tutti che eravamo in fase di piano operativo, Oh, Potevano osservare, mica. scusa Michela, Roberto stava dicendo un'altra cosa, stava dicendo non diamo per scontato che tutto quello che vediamo è effetto delle norme, perché qualche volta è effetto anche dell'abusivismo, c'è anche quello, ecco, va bene, è chiaro. Roberto, non bisogna tacerci il fatto che spesso effetti di trasformazione, diciamo, no? Di un certo tipo, anche le norme le hanno consentite, ma guardate, ma non è un problema di destra o di sinistra, eh? Cioè, nel senso che nel tempo queste cose sono accadute, nel tempo lungo sono accadute, quindi Mi adesso viene quando arriva la Manola c'è anche un sistema di regole diverso,
e forse anche una sensibilità diversa da parte di tutti. Quindi bisogna cercare di essere, diciamo, in linea con il tempo che viviamo, visto, no, esatto, che il mondo va nella direzione, no, di proteggere di più certi valori. Ecco, cerchiamo, esatto, di non passare alla storia, esatto, come quelli che non hanno, non hanno tenuto la sostituzione conto. Edilizia non esisteva. Quindi, anche se l'ufficio, e questo me lo ricordo io, cioè era contrario alla demolizione e fedele ricostruzione, perché portava per forza a questi interventi, però non c'era una legge che ti impediva di dire la demolizione e fedele ricostruzione non si può fare. A quel punto è chiaro che l'ufficio avrebbe commesso un reato, e invece a quel punto la scelta politica fu di fare la demolizione e fedele ricostruzione per i fabbricati classificati R3. Ma non perché l'aveva proposto, no, l'ufficio. Ragazzi, la scelta fatta al tempo. L'ordine di parole. Questi risultati, no? Perché te lo puoi demolire e ricostruire il fabbricato, ma chiaramente non lo rifai con le palle di fiume, lo fai in quel modo lì. Difatti, come dici te, Simone, la parte in fondo si vede che grosso modo è la fedele ricostruzione di quello che c'era prima. Quindi quando studiamo le norme, cioè porta a questo, per tornare al discorso iniziale. Alberto. Grazie Presidente. Niente, noi dobbiamo fare una valutazione di questo tipo qua, e lo dico a beneficio di tutti i commissari. Quelli che erano gli R3 una volta, se vogliamo richiamare l'R1 a noi caro, si sono scissi in base alla tipologia di intervento. Sono recenti, se è stato fatto un intervento come questo. Se invece è stato fatto un intervento mirato più a tutela e salvaguardia, ricadranno nei due, alla stregua dei due che verosimilmente sono andati tout court nell'uno. Quindi in linea di massima è questo il principio che credo che l'ufficio abbia adottato. Sulla scorta di questa informazione ritengo che il voler far permanere questo in due è accanimento terapeutico, no? Con un malato terminale. Vogliamo fargli preservare il 2 quando i boi sono già scappati, vogliamo chiudere la stalla. Quindi ritengo che purtroppo, a torto o a ragione, questo è accaduto, è successo di valore testimoniale. Ci può essere solamente la sensazione che il fabbricato sullo sfondo, sul retro, sia stato fedelmente, auspichiamo nel miglior dei modi, costruito a quello che era la consistenza iniziale, però il fatto stesso che è intonacato e quindi la faccia non è più a vista e tutta una serie di interventi, rinnovo la mia affermazione che il volerlo far permanere in due è accanimento terapeutico e quindi purtroppo a torto collo, perché va contro quelli che era la auspicata conservazione, questo qua è evidente che è un recente. Riccardo, sì. Ma io non posso francamente disquisire né la valutazione che ha fatto l'ufficio né quella che fanno i commissari, che sono dei tecnici, perché non ho le competenze per dire francamente se è recente oppure due, perché non so se mantiene, cioè, chi ha fatto questa valutazione avrà fatto le valutazioni del caso. Ora io voglio chiedere effettivamente la differenza che c'è fra essere due ed essere recente, e poi volevo la sovrapposizione fra se è possibile, fra quello che era prima quel territorio, quell'ambiente, e quello che è ora. Ecco perché bisogna fare attenzione agli edifici classificati uno se gli si dà un valore storico da preservare. Ecco, quello che era l'ambiente prima è quello che è ora. Praticamente ci si trova in pianura rispetto alla collina, cioè è stato spianato un monte fra un po', secondo il punto di vista, e ha perso tutte le caratteristiche geomorfologiche che aveva il territorio. Quindi se si va di questo passo non so dove si andrà a finire. Ecco, volevo fare solo queste considerazioni. Attenzione, perché attenzione a come gli edifici vengono trasformati, secondo il mio punto di vista. Quindi ora voglio capire la differenza fra essere recente e due, che quella non la so se comporta un ulteriore ampliamento classificarlo di recente oppure no.
Allora, Riccardo, se Jacopo è d'accordo a questa parte della domanda, ti rispondo anche io, nel senso che la differenza è se la facessimo in superficie utile di 10 metri quadrati sull'ampliamento. Questa è la differenza principale, cioè l'ampliamento nei 2,30 metri quadrati di superficie utile, che ora no, noi dobbiamo riparametrare con superficie edificabile, ma insomma per farmi capire, e nei recenti è 40, più. Diciamo, i recenti hanno qualche a volte possibilità maggiore negli interventi, soprattutto quando demolisci e ricostruisci, no? Perché la demolizione e ricostruzione non fedele presuppone che un edificio sia recente, perché se non è recente è chiaro che le cose sono un pochino più complicate, ma quelle variano anche in funzione di dove è inserito il recente, no? Quindi diciamo, la differenza fondamentale è sui 10 metri quadrati di ampliamento. Questa è la differenza fondamentale. Le altre sono differenze meno importanti. Dopodiché io lascerei Jacopo, se sei d'accordo, la parola alla Manola, perché, lo dico ad Alberto, il criterio che è stato utilizzato non è quello che dice lui storico, cioè è stato fatto o non è stato fatto l'intervento. Il criterio che è stato utilizzato è un altro, cioè il valore è rinvenibile o non è rinvenibile. Se non è rinvenibile, è recente. Se c'è un valore, diciamo appunto, tale per cui si pensa che debba essere ancora preservato quel valore, allora cambia la classificazione. Quindi qui la Manola ci spiega ora meglio di me dov'è che l'ufficio, diciamo, ritiene che ci sia un valore da preservare. Poi è chiaro che se la commissione ritiene che quel valore non c'è, allora vabbè, potrà esprimere un parere diverso, però il criterio deve essere questo, cioè andare a vedere se non c'è o non c'è. Il valore, un pochino l'aveva spiegato Fabrizio Cinquini l'altra volta. Sì, posso parlare? Certo, ma no, vai. Sì, allora, a metà ha già risposto Simone, cioè sul piano quantitativo c'è una piccola differenza di ampliamento che può essere fatto, ma sul piano della possibilità di realizzare gli interventi. Ci si è scollegato il microfono, ma noi non ti sentiamo più. Scusa, sul piano della realizzazione degli interventi invece c'è una piccola differenza, perché tutti e due possono fare superamento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia conservativa, fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Però per i due c'è una limitazione nella ricostruttiva, che ti impone di fare un intervento di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, oppure ripristino di edifici o parti di esse crollati o demoliti. Mentre invece con la ricostruttiva che possono fare i recenti, diciamo, si può arrivare anche a un organismo che ha un planivolumetrico diverso, una situazione completamente diversa, a parità sempre della volumetria esistente. Scusa Manola, che lo può spostare? Che volevi dire? Non ho capito bene. No, i recenti sì, lo possono anche spostare, certo. I recenti possono, lì potrei, oltre, dico, fino alla ricostruttiva. La ricostruttiva la possono fare tutti e due, però i due sono più limitati. Demolizione con ricostruzione fedele, quindi la fai nel solito posto col solito ingombro planivolumetrico. Mentre invece per i recenti, oltre alla ricostruttiva, possono fare anche la sostituzione edilizia. Allora, nella valutazione che noi abbiamo fatto, quando diciamo questi edifici, ancorché purtroppo modificati in modo irreversibile con interventi architettonici poco attenti, ma comunque permane una parte storica che è quella che ne limitava all'inizio l'intervento architettonico, noi li abbiamo fatti confluire tutti nella classificazione 2. Quindi fa un intervento, diciamo, in qualche modo un pochino più controllato rispetto a un recente. E quindi nel caso specifico ha pesato la volumetria preesistente, già storica, insomma. Questo Il è il senso. valore, scusa Manola, per essere molto concreti, se l'Antonella tira fuori la foto, e mi correggi se sbaglio, perché
però almeno si va sul pratico ed è più chiaro forse a tutti. Cioè il punto è che questo edificio, per quanto no, ci sia stata quella trasformazione di cui si diceva prima, il corpo finale, no, sì, che si vede in fondo ha un suo valore rispetto a com'era. Alla cellula originaria, diciamo, capito? No, se uno fa un recente potrebbe cambiare completamente di forma e di, sì, e di posizione. Allora, e di il posizione. Punto è questo minimo valore che ancora conserva sul piano, chiamiamolo, storico. Lo vogliamo conservare o no? È tutto qui, la domanda è tutta qui. L'ufficio dice, secondo me, almeno questo elemento di valore merita di essere conservato. Aggiungo io. Tutti i problemi di cui parlavamo prima, qui non ci sono, eh? Cioè il tema dell'abbandono della collina, il tema delle esigenze abitative, no, perché fa 30 metri quadrati, è già un edificio di una certa consistenza, quindi, cioè, diciamo, la situazione è molto meno sotto il profilo delle conseguenze, no? Diciamo, molto meno complicata di quella che analizzavamo prima, eh? Cioè, forse non c'è il tema dell'abbandono, ma c'è qualche altro tema, forse. Il tema mi sembra piuttosto relativo, comunque, cioè rispetto a come lo pone l'osservante. Però dicevo, Jacopo, a livello metodologico, no? Ora, un conto è quando si chiede all'ufficio, no, un supplemento di riflessione, di approfondimento, che allora li mettiamo da parte, no? E, come è successo per esempio l'altra volta con un edificio, no? Invece mi sentirei di suggerire, lo dico a tutti i commissari, che in situazioni come queste, dove più che chiedere un approfondimento all'ufficio, mi pare, ci sia semplicemente un punto di vista non coincidente in commissione, no? Magari segnateveli voi commissari, questi qui dove la discussione ha segnalato un aspetto, diciamo, di divergenza di idee, no? Perché più che chiedere un approfondimento, ci sarà da garantire, no, nel momento finale della commissione, un'espressione, no, libera di opinioni e anche meditata, no? Cioè, voglio dire, ci saranno tante osservazioni su cui saremo tutti d'accordo, e probabilmente le modalità anche di votazione o di discussione saranno semplici, no? E magari osservazioni che ci hanno fatto discutere, dove è giusto che, no, ci sia, come dire, la modalità corretta di dare spazio alle opinioni e anche a un voto che magari non è detto che sia uguale per tutti, no? Quindi, perché io qui, onestamente, che approfondimenti debba fare l'ufficio non saprei, ecco. Mi sembra più che altro che ci sia, no, Alberto che la vede, diciamo, più su un versante rispetto magari ad altri che la vedono più su un altro, o Michela, cioè non è che facevo... Quindi segnatevele, non come osservazioni su cui ci sia da fare un approfondimento tecnico, secondo me, ma come osservazioni sulle quali, no, ci può essere un'opinione diversa fra commissari e poi, oh, un momento in cui ciascuno dirà la propria, perché non c'è mica nulla di male, eh? Cioè, io sono molto laico anche da questo punto di vista, non è mica, fa parte della democrazia, insomma, ecco. Sì, sì, come ragionamento di metodo è giusto, io mi limito a dire che rispetto alle, a quel che comporta la classificazione del fabbricato e anche alla consistenza attuale del fabbricato, insomma, mi sembra che gli elementi ci siano, no? Per poter fare una valutazione, ecco. E anche il chiarimento che ha fatto la Manona in relazione alla possibilità degli interventi ammessi fra il recente e il 2, insomma, un minimo di luce in più la faccia, ecco. Va bene, sì, possiamo passare oltre. Allora, trentanove, giusto? Sì. Allora, viene chiesta la classificazione 2 invece che 1 e la proposta dell'ufficio è non accolta. Andiamo a vederlo.
Io credo che su questo dubbi non ce ne possano essere. Se mi permettete, andrei oltre, perché se ci sono dei dubbi su questo, allora è finita, eh? Nel senso che qui, guardate il contesto e guardate l'edificio. Al netto, delle no della norma sull'uno, dico, parlo della classificazione di uno, eh? Vabbè, però è stata cambiata la tegola del comignolo, eh? Io un 2 glielo darei. Va Quindi... bene, andiamo avanti. Osservazione 45. Viene chiesto la classificazione 2 e ora è classificato come 1. Non, la proposta dell'ufficio è non accolta. Scorriamo tutte le foto, Antonella, magari così almeno mi sembrerebbe che anche qui delle grandi discussioni. Guardate il contesto, guardate l'edificio. Qui, ecco, casomai il tema è quello che abbiamo già discusso per circa una mezz'oretta, cioè il rischio della dispersione in termini di degrado. Questo sì, chiaramente, no? Lo vedete, è già un edificio che ha una sua livello di compromissione strutturale, chiamiamolo così. Quindi qui il vero tema è quello che si rischia che venga disperso, no? Però guardate anche dove è inserito, rifai vedere la planimetria. Questo qui era un vecchio metato. Ve lo faccio vedere meglio sulla cartografia di piano, aspettate, È un vecchio metato questo qui. no, Per... questo è un metato. Questi qui sono tutti vecchi metati, no? Che avevano una funzione agricola, cioè è chiaro che purtroppo, e hanno una loro bellezza, perché secondo me una delle cose belle delle nostre colline è che li vedi questi metati qui, no? Sinceramente. È chiaro che il tema che pone Jacopo esiste, no? È molto difficile rifunzionalizzarli in modo compatibile ambientalmente e socialmente utile, tale per cui, no? Vengano preservati. Non è un tema complicatissimo, è così. Io sono Ma d'accordo. guardate dove è inserito, No, guardate in che non è che contesto si può ambientale è svolgere inserito. l'ambiente. Il problema non è l'ampliamento, come ho sempre detto io, è come si arriva a quel posto lì. Questo è il problema grosso di questi uno. Appunto, cioè io capisco che vada mantenuto, Ma si può ristrutturato, farlo, eh? salvaguardato, ma cioè, non a scapito di tutto l'ambiente, perché ora qui vale, se no altrimenti... Vabbè, Vabbè, qui anche... esistono anche le fonti alternative, esistono le case MZ che sono quelle passive, solare termico, eolico, geotermico, ce n'è da santificare e Ho benedire, non è che capito, Jacopo, necessariamente... ma sbrici le... Non c'è le strade, non c'è nulla qui. Non c'è nulla. Sono punti di vista. Vabbè, comunque mi pare come prima sulla classificazione tutti d'accordo, se non vado errato, e quindi vabbè, il tema è quello generale, dai, che abbiamo già trattato. Lo dico per, no, per praticità, diciamo, del nostro lavoro. Poi siamo alla 51, giusto, 51. Antonella? Sì. Allora, si chiede la modifica della classificazione da interesse ambientale 2 a edifici sparsi o isolati di recente formazione, quindi da 2 a recente. Vediamolo. Ma la foto non c'è? No, infatti l'abbiamo motivata. Manca la documentazione. Se te vedi l'istruttoria, Simone, non accolta in assenza di un'apposita documentazione fotografica. E Ok. quindi abbiamo confermato la nostra classificazione. Allora, almeno le foto bisogna che il cittadino le produca quando fa l'osservazione, eh? Su questo siamo tutti d'accordo. Poi,
se da una foto non si capisce bene, per l'amor di Dio, si possono fare approfondimento, ma almeno la fotografia va prodotta, eh. Quindi no, lo dico come regola generale che l'ufficio ha adottato da sempre, insomma. Ecco, anche questi nei modelli dell'osservazione, Andica. Andiamo. Ma e quindi Simone. Voglio capire. Prego, ma e quindi non gli si può dare altra possibilità, visto che l'osservazione l'ha fatta ormai, andare a vedere noi, vederlo su con un Google Map, ok, cercare di identificarlo noi, fare un approfondimento diverso noi in qualche maniera, visto che ormai l'osservazione l'ha fatta? Allora, io trovo che ci sia un problema. Anch'io volevo dire questa cosa qui della Michela, onestamente. Ma anch'io allora, io vi dico come la penso io, però poi sentiamo anche l'ufficio. È un tema molto delicato questo, perché le osservazioni, comunque, gli elementi, come posso dire, minimi, no? Volte a mettere in condizioni l'ufficio di fare una valutazione, ce le devono avere, cioè non può essere un organo politico, no? O diciamo il comune che si fa carico di un problema di istruttoria, perché immaginate che in ipotesi astratta, no? Che cosa accadrebbe se tutti avessero fatto osservazioni così? Cosa faremmo? 640 sopralluoghi? Cioè, qui c'è un problema di, come posso dire, di avere una linea di condotta, no? La mia opinione è che se fai un'osservazione e chiedi una classificazione diversa, ci debba essere la documentazione a supporto per la quale mi chiedi una classificazione diversa. Se poi quella documentazione lì non è sufficientemente chiara, allora uno può anche fare un sopralluogo, no? Ma almeno la fotografia dell'edificio, me la devi presentare la fotografia. Ma come faccio io a valutare l'osservazione se un malleghini neanche una fotografia? Cioè, ora poi, ripeto, ci sono Jacopo e Alberto e lo fanno di lavoro, ma insomma, siamo proprio, cioè proprio il minimo sindacale, eh? Non ti dico una relazione sulla storia dell'edificio, la fotografia. Quindi, per amor di Dio, vediamo magari quante ce ne sono, così... Se volete accantonare questo aspetto. Mettiamola da parte, vediamo se con Google Map, ma gliela ha fatto un geometra. Ce ne sono vedo. Qualche duna, non tante, 7-8. Volevo dire una cosa, quando noi abbiamo classificato i fabbricati, quelli storici, 1, 2, M, siamo partiti dalla carta storica, quindi quel 2 lì è andato a finire un 2 perché è al vecchio catasto. Ora, il passaggio fra il 2 e il 3, cioè fra il 2 recente, cioè anche se aveva fatto le fotografie o l'ha trasformato, ma si vede benissimo che non ha trasformato nulla. Quindi questa qui è la fotografia, diciamo, del vecchio RU, peraltro, che molto probabilmente già nel vecchio RU era classificato, ma quelli classificati sono tutti presenti al vecchio catasto. Quindi... Però Roberto, il tema è anche di carattere formale, no? Perché se a un cittadino gli dici che non può essere classificato recente nel merito è un conto, se a un cittadino gli dici non sono in grado di valutare è un altro, no? Allora la Manola ci spiegava che l'istruttoria qui è stata non sono in grado, il comune non è in grado di valutare perché non è stata allegata documentazione fotografica, no? Ci sono due commissari che dicono ma non si potrebbe andare a verificare noi, e io dico è un tema delicato, nel senso che come dire, l'osservazione elementi di completezza ce ne deve avere. Poi, per amor di Dio, se sono pochissime, io suggerirei questo, l'accantoniamo. Se sono poche si può anche decidere, la commissione piglia sta decisione e come dice, chi è che lo diceva, la Michela, si prova intanto con Google Art a vedere se si vede qualcosa. È già un no. Simone, però noi queste qui, mi diceva l'Antonella, le abbiamo prese tutte dal vecchio RU. Lei, se vuole, vi fa vedere le fotografie presenti nel vecchio RU. Quel fabbricato non è stato trasformato. Allora guardiamo. Però a me va bene tutto, però il problema è formale, nel senso che l'ufficio viene con una proposta, se ho capito bene, in cui dice non siamo in grado di valutare. Giusto? Ho capito bene o ho capito male? Così, perché quello che dice Roberto, giusto, giusto, sono foto che risalgono a 20 anni fa,
Non sappiamo adesso che cosa è accaduto nel tempo, capito? Come possiamo affidarci a foto vecchie, a una documentazione fotografica antica? L'unica cosa che due cose si possono fare: guardare Google Art e fare dei sopralluoghi. Allora, suggerirei, mettiamola da parte, vediamo quante sono e poi alla fine si piglia una decisione uguale per tutti, in situazioni uguali per tutti, va bene? Siete d'accordo? Sì, sì. Va bene, allora, va bene. Ok. Con Google Map non ci vai, perché è la strada che va oltre la cava della serra. Quindi con Google Map non ci arrivi. No, ci vai a piedi, c'è un sentiero, ci vai a piedi lì. Sì, sì, è il sentiero che parte dalla serra e si collega con Montebello, quello sì. Va bene, ma mi sembra che la soluzione dell'assessore sia quella che ci fa capire anche quante sono, che tipologia di mancanza. Ma c'è anche un'opinione del segretario comunale. Ma quindi non è via della serra. Sì, è la migliore, lasciamola in fondo, dai, poi si guarda. Voglio capire una cosa, Graziano, non è via della serra allora, l'abbandoni via della serra. Sì, abbandoni la via della serra, passi, io da quello che vedo, passi su di fianco alla cava e vai verso Montebello. Musica, è già un'altra cosa. Allora, pensavo fosse in via della serra, quindi aveva un senso. È sempre via serra, ma non è nel pezzo sterrato che poi vai su a Montebello. Andiamo avanti, osservazione 58. Allora, si chiede il cambio di classificazione da 2 a recente. La proposta dell'ufficio è accolta. Vediamolo. Scorriamo le foto. Avanti. Avanti, 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 avanti. Vabbè, allora qui l'edificio non ha rinvenuto elementi di valore, diciamo, che meritino tutela. Qual erano le foto della scatola dell'RU? No, non ho capito, Alberto, scusa. Se è possibile vedere le foto della schedatura di RU. Antonella, riesce a recuperarla? Aspettate un attimo. Facciamo almeno lo stesso ragionamento per la villetta di prima, se sono rinvenibili caratteristiche essenziali. Certo. Devo dire, Alberto, che noi l'avevamo classificato 2, però l'osservante dice: tale classificazione è scaturita dall'edificato presente al catasto storico, ma come da vecchio catastale allegato, tale edificio non era presente. È invece un edificio recente scaturito da una sanatoria e successivi interventi di ristrutturazione grazie alle possibilità concesse dall'RU. Quindi, nel catastale, cioè c'è un errore sulla dell'ottocentesco, diciamo, probabilmente è stato ora. Comunque vediamo. Non ho le foto di questo. Ecco, non ci sono. Capito? Ma perché nell'RU andavano automaticamente nello storico gli edifici censiti al catasto ottocentesco. Quindi probabilmente forse c'era stato un errore e era stato classificato storico, ma non lo era. Cioè non lo è mai stato. Cioè, a differenza di quello di prima. Infatti, nell'estratto catastale fa vedere che non è rappresentato l'edificio. Ho capito. Ora, se Antonella recupera l'osservazione. No, ma nasce come recente, via, non c'era un edificio storico. Infatti, sì. Però È probabilmente deriva. Ecco, vedete? Ora, questo è l'attuale, cioè, perché chiaramente è stato accatastato, ma vai a vedere quell'altro, vecchio estratto, Antonella.
Eccolo, non c'è. Capito? Allora, quindi probabilmente è un intervento abusivo legittimato con un condono e poi gli interventi successivi di recupero. A beneficio di tutti, il catasto storico, ovvero quello borbonico, dove mi pare di aver capito che era rappresentato, è molto più preciso e dettagliato delle canapine. Perché non lo trovo? Delle canapine. Antonella, c'è il microfono aperto. Hai ragione, scusatemi. È molto più preciso, quindi probabilmente non fa testo, perché il catasto quello attuale non è probatorio, no? È di iniziativa privata, perché non è che ti viene il catasto a censire, cosa che invece facevano una volta quelli dei Borboni, che andavano perché era nel loro interesse, perché riscotevano il dazio sopra. Quindi dico, non la vedo come valutazione oggettiva quella sostituta al tecnico, perché nel catasto storico, se era censito, ci puoi scommettere la testa che c'era un fabbricato lì. Poi non so di che consistenza, ma se c'è un'impronta, una sagoma, tanto è vero che lo usiamo come disclaimer, dove dobbiamo, quando presentiamo un intervento, se è nel catasto storico, Jacopo me ne darà prontezza, se è nel catasto storico sostanzialmente vuol dire che è un fabbricato ante 67 e ante 42. Sì, va bene, ma quindi le foto ci devono essere. Cioè, non ho capito, Alberto, quindi chiedi che facciamo una verifica sullo sul catasto storico. Esatto, perché come motivazione, lo sai che io sono di, mi chiamino Palazzinaro, no? Nel senso, però dico, in questo caso non, la motivazione non è sostenibile, via. Sì, però ma nel vecchio estratto di io ho aperto il Castore, questo qui è il Castore. Ma dove sarebbe l'edificio? In quella dove c'è la manina te? Io non ho capito, cos'è questo casto? È il catasto storico, Riccardo, il catasto storico dell'Ottocento. Quindi se non è presente neanche in questo storico, è sicuramente non è storico. Sì, sì. Mi pareva l'aver capito invece che in quello borbonico c'era, nella canapina non c'era, né, cioè, è così, no. Vuol dire che non c'è mai stato. Dice che ce n'è un altro, che non c'è corrispondenza fra l'edificio attuale che è stato classificato e quelli storicamente presenti. Però l'oggetto della classificazione è questo edificio, che non è un edificio storico. Vai, va bene, avanti. Va bene, mi pare chiarito. Allora, siamo alla 62, Antonella? Sì. Allora, l'edificio è stato classificato 1. Si chiede da 1 a edificio recente. Quindi da 1 a recente. Parzialmente accolta, 2. Si, cioè, si chiede due cose, l'osservazione, Simone. Ma quella che ci riguarda ora è questa e basta? Sì, no, l'osservazione è anche la modifica cartografica. Sì, ma è però vero, quello magari la possiamo vedere con la cartografica, esatto, perché sarebbe una modifica cartografica alla quale abbiamo trovato già la risposta. Sì, esatto. Sì. No, ai fini classificatori semplicemente si chiede da 1 a recente e l'ufficio propone 2, giusto? Sì, giusto. Vediamo le foto. Sì, certo. Questa è come era prima? O è come ora? Questo no. È come era prima. Questo è come era prima. Ok. Avanti. Ecco, anche questo è un caso emblematico per illustrarvi cosa diventano i metati ai quali viene fatto fare l'intervento di ampliamento. Anche qui riconoscete il nucleo originario, che però ha perso le caratteristiche. Beh, questo è come il caso, diciamo, che abbiamo visto
all'inizio, diciamo, dei due, no? Sì. Sul quale c'è stata una divergenza di opinioni in commissione. Qui, diciamo, un'impronta storica irrinvenibile, chiaramente trasformata, e quindi l'ufficio ha pensato di classificarlo 2, 1 no, ovviamente. No, uno... ecco, uno, no, uno no, chiaramente, perché è andato perso, però c'è ancora l'impianto originario e quindi l'abbiamo classificato 2. Per me è due. Chiaro, è come il caso... Ho capito. Si arriva in auto qui? Sì, credo di sì, c'è la strada. C'è la macchina. Quindi... Antonella, ce la fai a tornare all'inizio al catastale da quello che è partito? Sì. È meglio tornarci, guarda. Così. Sì, è stato sì, bravo te. È piuttosto chiaro, no? Insomma. Avanti. Qui come lo classifica Cavati? No, scusa, torna indietro. Questo, si parte da qui? Sì. No, questo qui sì, l'origine è questa. Il fabbricato originario era questo. Poi, con il regolamento urbanistico, ha fatto l'intervento di ampliamento. Ho capito, ma... Vedi, la cellula originaria si vede, no? È quel quadratino qui dove ci giriamo con i cursori. Vabbè, dai, piuttosto chiaro, di sicuro c'è che interventi così, diciamo, fuori da qualsiasi regola costruttiva, questo si può dire con certezza, portano a risultati di questo tipo che non sono, ripeto, io non è un problema di valutazione dell'intervento in sé, perché poi la qualità progettuale ci può anche essere. Il problema è la trasformazione molto significativa di quell'ambiente che c'era prima, e la dispersione di una serie di valori che prima erano invenibili. Questo è il tema, non è la casa brutta o la casa bella, no? È il punto da cui si parte, no? Quindi è chiaro che questa è la domanda che ci dobbiamo fare quando poi prenderemo le decisioni finali sulle regole. Però direi che questa qui, se siete d'accordo, è un po' simile a quella che si è vista due o tre osservazioni fa, no? Cioè è rinvenibile ancora a livello tipologico, no? A livello di forma, la vecchia impronta in un contesto completamente trasformato, diciamo, l'aver rinvenuto quel tipo di valore ha portato l'ufficio a classificarlo 2, perché altrimenti se fosse recente si rischierebbe un'ulteriore trasformazione anche della forma dell'impianto plani volumetrico, e quindi, no, magari perdereste anche quel valore che si è provato, diciamo, un minimo a salvaguardare. E anche qui voglio dire, la situazione non mi pare che implichi ragionamenti sulla capacità, diciamo, di mantenere vivo l'insediamento dell'uomo, no? Qui l'insediamento dell'uomo è assicurato una volta per tutte, diciamo. Quindi andrei avanti, casomai se ci sono... Sì, volevo capire una cosa, come me parzialmente accolta allora? Perché chiedeva recente, gli viene dato 2, Riccardo. Dicevo, no, casomai ci fossero, diciamo, no, insomma, dei dubbi analoghi a prima, senza rifare la discussione di prima, se siete d'accordo, però magari segnatevela, chi, insomma, ritiene di avere un'opinione diversa dall'ufficio, magari se la segna questa osservazione, in modo che poi, quando dobbiamo disciplinare, diciamo, la fase finale dei lavori, no, ne teniamo conto, va bene? In dubbio ci ripeto, scusate, perché allora mi sono perso su questo, eh? Cioè, mi sembra chiaro che il ragionamento è un caso studio questo, no? Dove c'è una parte di edificio che nell'impianto è mantenuta, a cui si sono aggiunte delle stratificazioni successive che l'hanno radicalmente trasformato. Per cui, cioè, l'impianto storico esiste davvero, cioè, si vede, anche nella morfologia mantenuta. E del resto, voglio dire, ha già fatto tutto quello che può fare, mi pare, no? No, io dicevo solo, decidiamo un metodo, no? Si può anche decidere che nel silenzio vuol dire che siamo tutti d'accordo sull'osservazione d'ufficio e si va avanti, ma non lo dico perché si vota, eh? Chiaramente non è che stiamo votando, lo dico perché poi quando andiamo a disciplinare, no, Jacopo, le fasi successive, no?
magari ci saranno tutta una serie di osservazioni su cui siamo tutti d'accordo e si va più spediti, e altre in cui magari no, c'è invece bisogno di un minimo di confronto oppure di voto differenziato, e allora magari si va meno spediti. Quindi no, se... ma ascolta, io mi sto segnando, lo dico agli altri commissari, le osservazioni su cui ci sono dei commenti conclusivi su cui ci troviamo e che magari ci richiedono di tornarci sopra e esaminarlo anche in un confronto con altre situazioni, altri casi in cui emergono valutazioni simili. Questa mi sembra pacifica, onestamente, okay. E quindi direi di passare all'osservazione 64. Quindi magari diamoci questo metodo, che se c'è un elemento di dissenso rispetto al parere dell'ufficio, uno lo segnala e almeno se ne tiene conto, no? Jacopo? Certo, sì, sì. Bene, 64. 64. Allora, è classificato 1. Si chiede la modifica della classificazione da 1 a 2. Non accolta è la proposta dell'ufficio. Questo è molto simile a quell'edificio che era su Capezzano, che è stato oggetto di discussione. Il Figliolo. È uguale per me. Per me la vedo uguale questa qui. L'altro giorno ci avete discusso. Forse è un pochino più piccolo. Quell'altro mi sembrava un pochino più grande. Ma per me è uguale, identica. È identica. Allora io, per questo lo dico io, per un'omogeneità di trattamento, siccome l'abbiamo accantonato quell'altro, se ricordo bene, accantoniamo allora anche questo, perché ripeto, la cosa peggiore che si può fare è prendere delle decisioni diverse per situazioni uguali. L'abbiamo accantonato però l'altro, giusto? Per poi tornare. Era l'osservazione 24, era l'osservazione 24 quella dell'altra volta. Dico, la memoria è giusta, no? Quella che ho? Corretto. Sì, è giusta. Allora va accantonata anche questo. Quando saremo al regolamento edilizio, ricordiamoci di quelle gronde lì con gli orecchioni, per favore. Vedi che significa le gronde e gli orecchioni? Me lo dici sempre, io non lo so. Cosa non lo vedi com'è lunga? Guarda le fotografie, guarda la foto numero uno, guarda com'è lunga quella gronda lì, aggettante, profonda, capito? Cioè, quindi... Quelle lì ti parano la testa quando piove, Jacopo. Sì, ho capito. Ma quell'edificio lì non è nato con una gronda così lunga. C'è stata fatta una trasformazione del tetto che ci andava fatta, vabbè. Beh, ma cent'anni fa non pioveva come piove ora. È arrivato, via, smettila. Andiamo avanti. Osservazione 76. Qui si chiede proprio di che l'edificio sia schedato, quindi non era schedato, quindi si chiede che venga schedato senza particolari indicazioni su come, e la risposta dell'ufficio è negativa. Vediamo. Vi ricordo che gli edifici non schedati gli si applica la norma della zona. No, ma è schedato. Lo conoscerete tutti. È recente, ma non è schedato, Alberto, no? Nel senso che si applica la disciplina della zona in cui si trova. È uno sparso, in pratica. Esatto. Sì. No, il non schedato non esiste, no? Cioè, o meglio, tutto il recente è non schedato. Corretto. No, a noi non sembra che ci siano gli estremi per schedarlo, nello storico, intendo dire, perché... Corretto. Si può andare avanti, no? Direi. Non ho capito una cosa. Dilla. Perché se c'è l'edificio e lui chiede la schedatura, noi non l'accogliamo, la schedatura? Perché noi abbiamo schedato, Riccardo, solo gli edifici di interesse storico. Gli edifici di interesse recente non sono schedati, ma gli si applica la disciplina della zona in cui ricade. No, per esempio, lui cade nella zona P4, gli si applica la disciplina che c'è nel P4.
Se cadeva nella zona B2 gli si applicava il B2, se cadeva nella zona E4 gli si applicava l'E4. Per poter essere classificato devi essere monumentale, 1, 2 o rudere. E lui non è nessuna di queste quattro cose. Ok? Sette, sette. Sì, è che mi si era spento il microfono. 7-7. Anche qui viene chiesta la schedatura. Viste le caratteristiche del fabbricato, se ne chiede la schedatura in edifici di interesse ambientale. Qui la proposta dell'ufficio è di accoglimento. Vediamo. D'accordo. Anch'io sono d'accordo. Sì. Avanti. Avevi la gronda, Riccardo? Sì, Ecco. è quella lì che dici a orecchio. Quella lì che dico. Sì, Con l'orecchio. quella lì che nel senso che è tu. 78. Si chiede la schedatura di fabbricato agricolo già presente nelle cartografie del vigente piano e schedato. Non accolta è la proposta dell'ufficio, quindi diciamo farebbe parte del recente in territorio sparso. Andiamo avanti. Avanti. Come vedete, diciamo, il valore storico non c'è. Cioè, mi pare abbastanza evidente. Ma è di legno. Di legno, di tavole di legno. Ah, il mio è storico. Non credo ci sia un impianto nel catasto storico. Devo vedere come sono vecchie quelle tavole lì. Per me è storico. La capanna primigenia, ti Guarda là dico come è io. storico. È la prima cosa Andiamo avanti. che abbiamo studiato tutti noi in architettura, questa, la capanna primigenia. Va bene, ora a parte le battute, chiaramente ci deve essere un elemento di valore, no? Per poterlo classificare, no? Questo ha caratteristiche di precarietà, insomma, che non ne consentono la classificazione. E di non storicità, tra l'altro. Allora, andando avanti. Ottanta, con riferimento a fabbricati recentemente ristrutturati ad uso abitazione e magazzino, si chiede il cambio di classificazione dalla zona E4 a 2, quindi è un edificio non schedato, nell'edificato sparso si chiede l'interesse ambientale. Non accolta è la proposta dell'ufficio. Andiamo a vedere. Non capisco il senso di questa osservazione. Ma La perché possibilità. probabilmente a quel momento lì non avevano ancora prontezza di quello che era la possibilità di interventi nella E, capito? E quindi vedevano agricolo e via. Sì, tra l'altro qui è già abitativo, per cui. Appunto, che, cioè, che vai? Vabbè, ma c'è anche chi, come dice Alberto, magari la norma non l'ha afferrata subito, anche perché è nuovo, no? Il piano, quindi. Comunque sono d'accordo. Vi siamo trovati delle osservazioni controproducenti per chi diciamo la presentate, eh? Troveremo anche questo, eh? Cioè, quindi chiaramente il piano è nuovo, quindi. Però insomma mi pare che questo sia pacifico, giusto? Sì. Andiamo avanti. Dove siamo qui? Non ho capito. Ah, ok, invece sì, ho capito. Va bene. Allora, si chiede la schedatura di un fabbricato ad uso ripostiglio realizzato in pietrame costruito in epoca antecedente il 42. Viste le sue caratteristiche, è l'osservazione 81, si chiede la schedatura come edificio di interesse ambientale. Parzialmente accolta, avremmo individuato la classificazione di rudere. Vediamola.
qui siamo al limite fra Rudere e un edificio, eh? Quindi boh. Infatti stiamo attenti a questo perché. Questo è un po' al limite. Ora, io mi permetto di fare un'osservazione, diciamo, in linea generale. Il cittadino ci dice che è un ripostiglio, quindi fosse una pertinenza dell'abitazione, poi dopo, a livello urbanistico, come sapete, questa ha una sua rilevanza rispetto alla possibilità di intervento, no? Perché se è un'unità immobiliare a sé stante è un conto, se è una pertinenza è un altro, però non si capisce bene, anche perché l'edificio, diciamo, più vicino non sembra vicinissimo, no? Quindi Mi pare isolato dalla viabilità, infatti, quindi può darsi anche che non abbia una natura pertinenziale. Comunque, al netto di questa cosa, valutiamo qual è la classificazione più opportuna qui. non era recente prima. Io lì di rudere vedo. Era un non schedato. Ah, ok. Non schedato in zona agricola. A me non sembra rudere questo, eh. Nemmeno a me, onestamente. Uno. Per me, se la commissione vuol proporre uno, non, come posso dire, non siamo Noi veramente. avevamo messo rudere perché ci sono davanti quelle tettoie tutte sfatte di cui non si capisce la consistenza. Ecco, Sì, ma perché è le vero, il tettoie. corpo principale, è abbastanza conservato, però come vedete ci sono tutte quelle tettoie vecchie, però non si capisce. No, faccio per spiegare la motivazione per cui avevamo dato il rudere, ecco. Ma dicevo, le tettoie vecchie sono su un pali di legno, eh. Cioè, mi Sì, sembra. ma siccome c'è solo questa foto, Riccardo, non si riusciva a capire neanche come sono articolate, e quindi l'abbiamo dato quello lì. Posso fare una domanda ai tecnici? Quella tettoia lì, volume in ogni caso, non lo è mai, no? Giusto? No, non lo recuperi neanche mai quella cosa lì. Io non lo so, perché se magari ci fossero delle fondazioni, capito? C'è sempre il solito discorso, no? Che magari certe cose, siccome ci sono dei sassi sotto questa tettoina, insomma, Andiamo a aveva, fare un però. sopralluogo. però Manola, non ci sono opere di tamponatura lì, un Sì, certo. no, va bene, io non è che ci voglio. Io mi concentrerei sul fabbricato principale, che è quell'oggetto di intervento sostanzialmente. Quelle Anch'io. tettoie lì le puoi recuperare come tettoie, nell'eventualità tu riuscissi a recuperarle. Io anch'io mi concentrerei sul fabbricato. Guardate, questo è un caso borderline, quindi mi sento di dire che qualsiasi cosa si faccia va bene nei limiti che stiamo dicendo. Non, cioè, onestamente, se guardi al fabbricato principale è un 1, se guardi di più agli aspetti accessori e rudere, può avere un Sì, senso perché guardare al c'è un fabbricato. problema. Appunto, sì. C'è un problema fra Mi potrebbe rudere andare a vedere allora questo? e no, fra Ma rudere e perché? nulla c'è un problema. Che il rudere può essere ricostruito con la stessa destinazione. Se gli diamo l'uno, lui può ammettere il cambio d'uso di 27 metri quadri, perché negli uno il cambio di destinazione d'uso è quello del DM, mi sembra che sia 28 metri quadri o qualcosa del genere. Ora non è questo caso qui, però tante volte la valutazione va fatta anche su quello. Siccome questo, come dice l'assessore, è metà e metà, molto probabilmente si fa meno danni con rudere che con l'uno. No, però Roberto, scusa, perché il rudere non lo può fare il cambio d'uso? Siamo sicuri? Sì, penso di sì. La destinazione d'uso è quella, no, la destinazione d'uso, i ruderi, è quella originaria. Ok, va bene. E allora però, a maggior ragione, io ora la guardo invece dal lato opposto, cioè qui ci potrebbe anche essere un aspetto di parità di trattamento, eh? Cioè, che gli si dà rudere in una situazione nella quale è discutibile che sia rudere e gli si impedisce un intervento, cioè,
Appunto, non mi torna il ragionamento del Lucchesi a me, se non è Rudere, uno si può dare Roberto gli faceva un ragionamento di... Io sono aperto, Michela, Cioè, l'assessore ha detto giustamente che questo è sul confine. Io avevo detto che se lo mettiamo Rudere, come l'abbiamo classificato noi, il cambio d'uso non lo può fare. Se lo mettiamo uno, se c'ha i requisiti dei metri quadri, fa il cambio d'uso. Ma questo è indipendentemente da come lo classifichiamo. Una Ma è differenza molto c'è più in quella sull'uno stessa che cosa. su Rudere, non è tanto borderline. Io secondo me è più sull'uno che su Rudere. Poi se lo vogliamo andare a vedere e farci un sopralluogo, andiamoci. Ma per me Decida la sull'uno che commissione su se Rudere, poi andremo. vuole. Possiamo andare a vedere una volta. Anch'io la penso che sia più uno, però andiamola a vedere, no? Antonella, ci sono altre foto degli altri due lati che non si vedono? No, tutto questo è quello che vedete. Allora, magari su questa ragioni Riccardo, perché andrebbe visto sui quattro lati, eh? Però scusate una cosa, secondo me la valutazione qui non la possiamo fare in relazione a, oltre a quello che non vediamo, ma anche alla consistenza di quello che non c'è. Cioè, i pali e i coppi e gli embrici che si vedono, è evidente che siano manufatti precari. Poi va bene, fatte salve le considerazioni che dice la Manola, ma queste non ne possiamo sapere. Però l'oggetto è quell'edificio muratura che ha la sagoma quadrangolare che vediamo, con la sua copertura, con la sua apertura, che insomma è lì e non è puntellata da De Cristi. Sì, Ragione sono di lei. d'accordo, Jacopo. L'unico aspetto che mi viene da pensare è che si vede solo due lati e quindi magari per scrupolo uno potrebbe vederlo a 360 gradi, però se a 360 gradi ha quella consistenza lì che vediamo sui due lati della foto, secondo me va classificato uno, vi dico proprio come la penso. Anche secondo me. Cioè, non scrupolo quello di vedere quello che ha, va di quello, no? Perché nel senso, Ma quello. infatti dicevo vederlo per quello, sono io, infatti per quello, anch'io sono d'accordo che se è tutto così è uno. Antonella, possiamo fare così se Dimmi. siete d'accordo, Prima di dire si va a fare il sopralluogo, chiediamo all'ufficio se. Un'altra cosa per assurdo, no? Michela. Sì, dicevo, no, Simone, mi sentite? Sì, non capiamo da dove stai parlando, ma ti si sente, però va bene. Sì, sto parlando da lontano, scusatemi, ma dicono, ma si può chiedere a chi ha fatto l'osservazione di mandarci foto in più? No, Non lo so se è no, possibile, non no, si può per no. legge. No, Ah, Michele, non si può per legge. No, la cosa che possiamo fare è chiedere all'ufficio se per caso, diciamo, nell'archivio nostro ci sono altra documentazione fotografica e che magari ci aiuta a vederlo meglio il fabbricato, altrimenti si può fare un sopralluogo, però io sono per assumere il criterio che indicava il presidente di commissione, cioè si guarda l'edificio principale e si guarda a se è compromesso o no, dal punto di vista, dico, dell'integrità. Se non lo è, va classificato uno, secondo me. No, ma poi Simone, scusa, dico anche di più. L'esame di altre osservazioni di classificazione magari ci rende chiara l'idea, no? Però attenzione, perché è chiaro che un manufatto di questo tipo, in un contesto del genere, cioè, l'avevo già fatta questa considerazione, certi elementi di integrità la pezzi, per forza, cioè, un aspetto che in un manufatto del genere non ci piova come fuori. Cioè, che qualche elemento della copertura sia un po' malconcio. È chiaro, capito? Attenzione, allora la consistenza tipologica mi sembra che sia a tal punto confermata che, insomma, motiva la classificazione. Ci sono, Antonella, altre foto? Sto guardando, le sta Simone, sto cercando. guardando. Ok, allora andiamo avanti intanto, siete d'accordo? Sì, però c'è la condivisione dello Sì, però schermo da. non posso fare due cose in una volta. Ah, ok. Allora facciamo così, Antonella, ti diamo non ora, non ora, ti diamo mandato di riguardare se trovi della documentazione Va e bene, poi ce lo ok. fai presente alla prossima commissione, eh? Va bene, ok. Poi siamo all'86? Osservazione 86. Sì. Allora, Allora,
si chiede di modificare l'attuale classificazione dell'immobile da centro e agglomerato di antica formazione del territorio urbanizzato A3 a insediamento classificato di interesse ambientale. La proposta dell'ufficio è accolta. Andiamo a Comune vedere. da A3 a B. Da 3 a 2 chiedeva. Da 3 a 2, giusto? No, allora, c'ha in un nucleo A3 con la classificazione 2, chiede insediamento recente a prevalente funzione residenziale o mista B. Ah, scusa, avevo capito male. Cioè, lui sta dicendo una parte del mio edificio il Sì, valore non ce l'ha, vi siete sì, sbagliati. sì, Una parte sì, una sì. parte no. Ho capito. Chiedo scusa alla commissione, mi ero spiegato male. Cioè, mi ero spiegato male, avevo frainteso proprio. Che è stata accolta. Beh, a vedere, è preso un po' da lontano, ma insomma, a vederlo sembra effettivamente un edificio recente, insomma. Era roba dei colleghi dello Iacomini, questa roba, vedi. Potrei invece stupirti e dirti che l'ho fatto io. Ah, vabbè, anche te sei collega di te stessa, io non ho mica tu. No, vabbè, ma francamente sembra recente, dai, ora onestamente non ci vedo dei dubbi. Uno, è da, data la tipologia, è da conservare uno. Una cosa per capire, la previsione qui rende omogenea quindi tutta quell'area lì, quell'isolato lì. Esatto, Sì. sì, si estende l'area B, No? accogliendola si estende l'area B. La previsione lì è demolizione e non fedele ricostruzione. Fedele, fedifraga ricostruzione. Allora, osservazione 88. Io volevo chiedere una cosa, ma come, cioè, perché prima era classificato un centro agglomerato di antica formazione? Cioè, come mai era stato classificato? Hai visto Riccardo che accanto c'è un centro di antica formazione, un agglomerato, è proprio Non lo attaccato riesco bene, infatti volevo vedere. al sistema. Faglielo vedere Antonella, la planimetria che era attaccata, è un problema di confine qui, è probabilmente chi ha fatto la planimetria ha sbordato. Vedi che lui dice una parte va bene, vedi la 3, una parte va bene e una parte no, è un problema di come è stato bordato, capito? Cioè c'è Okay. davvero Sì, la ho capito. Non avevo visto per l'altra lì prima. Non capivo perché. Vabbè, ok. Allora, siamo all'88, giusto? Dice L'86 si è fatta, sì, l'88. Di giocare a tombola. È stato classificato rudere, si chiede 2. La risposta dell'ufficio è parzialmente accolta 1. Andiamo a vedere. Non ho capito, cioè, lo vedo male, cioè, è stato classificato come rudere? Allora, rudere all'evidenza è un errore, ok? Qui non ci piove. L'osservante chiede 2 e l'ufficio propone 1. Quindi qui casomai la discussione ha messo che Di uno c'è poco, È un 2 questo qui. a me uno mi sembra strano anche a me uno, eh. Anch'io andrei col 2. Cioè, però Allora, guardiamolo bene, mi sembra. io vi proporrei, visto che ce ne abbiamo due accantonati, di metterlo nell'area accantonamenti, diciamo, così poi questi qui si riguardano tutti insieme. Siete d'accordo? Sì.
Ti mette da una parte? Ti mette da una parte? L'uno è quello accanto piccolino, ma lì. Io l'ho già notato, Antonella. Ok, perfetto. Infatti, non chiedere mica quello lassù. No, no, c'è per Vede tutte. tutte e due. Ora Vede arriva anche tutte. quell'altro, arriva anche. Allora, l'osservante dice è stato classificato come uno. Ecco, tra l'altro, questa qui a rileggerla, forse. Non è nemmeno classificatoria, perché se la sintesi è giusta c'è scritto. Ci abbiamo ragionato, Simone Leo, su questa qui, ci abbiamo ragionato Perché vedete, parecchio. io sono d'accordo con la classificazione 1, è la norma secondo me che è un po' restrittiva, che è un po' il ragionamento che faceva Alberto oggi, no? Quindi vabbè, guardiamola, però secondo me forse non chiede nemmeno un cambio di classificazione in questo No, caso. ho capito, me lo ridite un attimo, ma No, ragione. cioè, leggevo la sintesi dell'osservazione, Riccardo, ce l'hai anche te. Se leggi la sintesi, lui non è che mette in discussione, diciamo, la classificazione. Dice la norma consente pochi interventi, cioè dice io sono anche d'accordo che sia uno, però la norma consente pochi interventi. E comunque, diciamo, dei due sicuramente questo è più uno di quell'altro, non so come dirlo, ecco. Questo mi sembra di uno. Io direi, se siete d'accordo, qui sì, su questa parte qui mi pare che l'uno sia, insomma, abbastanza logico e corretto. L'altra mi assomiglia di più ai casi, diciamo, che abbiamo accantonato e l'abbiamo già accantonato, va bene? Ma quindi qui che come si risponde? Qui non accolta, ma a parte che è una richiesta normativa, quindi io magari, Manuela e Antonella, riguardatela nel senso che. Correttamente, se guardi la motivazione, gli interventi richiesti con l'osservazione non risultano coerenti con le esigenze di prioritaria tutela dei caratteri storici e morfotipologici degli insediamenti. Il PO intende altresì perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell'edificio. Sì, Per no, 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 quanto riguarda gli io interventi di adeguamento, saranno oggetto di disciplina stavo nell'RE. solo dicendo, ai fini finali, diciamo, conta il giusto, ai fini dei nostri lavori, guardate se è il caso di tenerla qui, questa osservazione, o di metterla fra quelle, Scusa Simone, ma questa qui nella parte finale non fa riferimento ad una modifica normativa? Esatto, mi sembra normativa a me, non mi sembra di classifica. Questo volevo dire, non mi sembra che. Ma infatti è doppia tipologia, perché c'è schedatura e modifica di natura normativa. Cioè tutte e due. Ma in un'altra osservazione. Ma Antonella, puoi Antonella. guardare se l'89 è stata anche valutata tra le normative? Ora la guardo, ora la guardo. Perché allora probabilmente l'abbiamo già vista. Per la parte normativa, voglio dire. Sì, Ma non è nella parte normativa la parte normativa l'abbiamo già vista, infatti. Allora, casomai possiamo toglierla da quella delle schedature e lasciarla nella normativa. Come che? La solo risposta è normativa, sempre la sì. solita. Ok, È solo normativa, secondo me sì. va bene, ok. Andiamo avanti. 90. Si chiede la classificazione 2. Non accolta. Da rudere. Ok, vediamo. Avanti. Beh, su questo mi sembra, no? Che non ci siano dubbi. Siamo tutti d'accordo? Si può andare avanti? Scusa Simone, c'avevo una chiamata. Non ho capito. Rudere. Sei d'accordo che è un rudere questo qui? Sento com'è stato Parco nelle fotografie, mamma mia. Ma sono tutti così, eh? Mi Mi sembra. devono Sì, costare fare le foto. mi sembra rudere. Onestamente mi sembra un rudere, ecco.
Non lo so, ora un po' di edificio si vede, però mi sembra manchi totalmente la copertura, mi sembra insomma anche diciamo, l'aspetto, no, delle pareti si va un po' confondendo con le pietre che ci sono dintorno, non lo so, mi sembra più rudere, ecco, onestamente. Questo sembra rudere, vedi là che brutti, gli andrebbero dati ma degli incentivi urbanistici alla gente per un fatto diventare questi edifici così No, ma datati, rudere si può gli fanno pagare gli recuperare. oli, Infatti, poi... anche incentivi, altro che penalizzarli, incentivi. Io ci vedo bene una quadrifamiliare qui. Si può andare avanti, va bene. Vero Presidente? Scusate, ma avevo una telefonata, dovevo rispondere. Quindi possiamo andare avanti, siamo tutti d'accordo? C'è qualche dubbio? Abbiamo deciso per la quadrifamiliare. Vado avanti? Si va avanti? Va bene. 90, 96. Da 1 a 2, risposta dell'ufficio non accolta. Vediamolo. Questa qui, guardiamola bene, eh? Non mi sembra neanche poi così molto isolata. La vogliamo. Io la metterei da parte. Mettiamo da parte? Allora, tanto parliamo, ora si mette anche Ok. da parte. L'edificio è destinato a prima casa. Allora, il cambio Se si d'uso vuole lo fa. fare la politica della prima casa, questo mi sembra giusto. Michela, il cambio Intanto... d'uso lo può fare, eh? No, perché ce lo Non c'ha dimentichiamo neanche mai. da fare cambio d'uso, è già una residenza, come vedete. Appunto, infatti, quello che è, infatti. Io vi dico la mia opinione, però decide la commissione. Secondo me, tra quelli che abbiamo messo da parte e questo qui c'è una differenza, cioè almeno alla mia sensibilità esprimo una differenza, che non è soltanto diciamo, l'edificio in sé, che forse qualche elemento di superfetazione ce l'ha anche, però comunque mantiene, diciamo, la tipologia, no, storica, ma è anche il contesto. Questo è storico, c'è ombra di Ma dubbio. anche il contesto. Io vedo una differenza fra questo edificio e quelli che abbiamo messo da parte, secondo me, però è la mia opinione. Se lo volete mettere da parte, ci si ritorna poi con calma. Forse è meglio metterlo da parte se siete Da parte d'accordo. mettiamocelo, per amor di Dio. Almeno li riguardiamo poi insieme. Io l'ho già segnato comunque da rivedere. Va bene, se i commissari sono d'accordo si mette da parte. Io ho espresso solo un'opinione personale, insomma. Volevo capire una Va bene? cosa, questo qui è già a casa, mi si diceva prima, non ho capito bene, non chiede il cambio d'uso. E lo vedi com'è? No, è un'abitazione, È non è un un'abitazione. distratto, è un'abitazione. Sì. Ok, andiamo avanti. Ma per capirlo, no? Per arrivare in fondo e poi anche per riparlarne. Due per quale motivo? Si chiede il due, è una domanda. Mi Perché hanno chiedo. l'ampliamento che l'uno non ha. Come? In questo caso l'intervento maggiore è l'ampliamento tra uno e due. Questo Riccardo lo sa, la domanda di Riccardo è un'altra, è un pochino più, diciamo, volta a tirar fuori, diciamo, le motivazioni, cioè lui dice: ma qui che c'è di due? Questa è la domanda di Riccardo. L'ho interpretata bene?
Sì, giusto. Ma io ragazzi, su quel Anche la posizione, no? È già vissuto la posizione in cui è, non è mica in un oliveto, è accessibile. Diamone la possibilità di fare 30 metri in più per la Madonna. Non ci viene mica una speculazione lì, eh. Quello lì non è mica un annesso agricolo come dite voi per la Madonna. È già diverso quello stabile lì, eh. No, ma scusa Michela, è un altro ragionamento. Cioè, nessuno, noi, io chiedo perché questo deve essere classificato due a dispetto di uno. Se vogliamo dargli tutto, bisogna cambiare le norme, quindi è un'altra cosa e si discuterà. Ma io voglio capire il perché a questo qui viene dato due e ad altri uno. Chiedevo le motivazioni a Jacopo, a Simone. Punto. Non è che a qualcuno gli si può dare, a qualcun altro no. Ci sono dei criteri da seguire. Ascolta, È stato Riccardo, dato il 2, Riccardo. l'unica cosa che vedo io, diciamo, è che c'è qualche elemento, ci si può andare sulla foto, lo dico così per cercare di essere intellettualmente onesto. No, no, quella di prima, questa è quella dopo. Allora, qualche elemento, no, di compromissione c'è, no, anche nei materiali, però io l'ho già espressa la mia opinione. Francamente, la mia sensibilità mi porta a dire che questo è un edificio di interesse architettonico. Poi, altro discorso è quello normativo, di cui si è parlato prima e che io mi sono fatto carico di approfondire. Però, onestamente, io qui elementi per dire che non è di valore architettonico, io non ne vedo. C'è qualche elemento di superfetazione, per amor di Dio, ma è un edificio che guardate com'è bello, cioè è bellissimo questo edificio qui. Ora, se posso esprimermi Bellissimo, banalmente, grazie. È bello. però se la commissione non è convinta, per amor di Dio, Io sono convinto. guarda, su queste e su anche quegli altri due che abbiamo accantonato. Ho poche riserve rispetto alla valutazione che ha fatto l'ufficio, mi riferisco all'osservazione 24 e a un'altra che abbiamo visto oggi. In ragione del fatto che insomma, le consistenze ci sono, le funzioni sono le stesse e anche i caratteri anche del fabbricato sono leggibili. Chiaro, le condizioni d'uso sono diverse, no? Questo è in abbandono e quegli altri sono attivi, però i caratteri sono distinguibili. Oh, e poi la tipologia di osservazione su per giù è la stessa, no? In questa categoria, cioè la consistenza del fabbricato si vede, se ci vogliamo tornare sopra, sono disponibile a farlo, ma insomma il mio orientamento l'ho già. Tanto la norma non si cambierà mai, se no non si era fatta la distinzione tra uno e due, la distinzione è poca, non è che ci sia molta distinzione tra l'uno e il due, la norma non si cambierà mai, questa gente non si accontenterà mai e te lo dico io tanto come va a finire la cosa, sarò pessimista, ma questo sarà ragazzi. Vabbè, quindi la Michela chiede di tornarci, Alberto, te chiedi di tornarci? Scusate che avevo chiuso, per me è abbastanza evidente la cosa. Andrei avanti. Allora facciamo così, Michela. Sì. Dico, siccome c'è meno richieste di approfondimenti, no, qui Va rispetto agli bene, altri, lasciamo magari no, perdere. segnatelo però, segnatelo te. Cioè, segniamoci che è una di quelle situazioni in cui, diciamo, più che approfondimenti istruttori, non c'è unanimità di vedute, va bene? Ok? Questo è Cioè, tutto ok. in questi altri. Ho scritto anche io, Allora, poi. Io ragazzi, scusatemi, vi devo lasciare che c'ho un appuntamento. Vi lascio prima, vi lascio tranquilli. Va bene. Buona serata. Ciao Michela. Ciao, ciao. Aspetta, scusate, Oh. commissione, ma prima che la Michela vada via, ricordatevi che dobbiamo fissare i nuovi appuntamenti, le nuove sedute della commissione prossimamente. Beh, il 23 la prossima è il 23. Ma dopo? No, perché Possiamo farlo lo dicevo per venerdì? la Michela col lavoro, che lei magari ha problemi col lavoro alle volte. Dimmi tutto. Vogliamo un attimo, prima che tu vada via, fissare il calendario, diciamo, fino Sì. Sì, ad agosto, quantomeno. facciamo quello d'agosto, vai.
Allora, e noi stavamo facendo più o meno lunedì, mercoledì, venerdì e lunedì, no? I giorni insomma sono un po' questi. Io vi proporrei 26, 28, 30 e 2 agosto intanto. Siete d'accordo? Allora, 26. 26 la mattina però, pomeriggio non ci sono. Come, scusa Alberto? Allora, per il 28 e il 30 non ho nessun tipo di problema. Ora guardo il 2 agosto. Il 26 se è possibile la mattina. Se Ma anche il 30 che è piove. venerdì la mattina, eh? Anche di venerdì la mattina, eh? Il 26 mi tornerà bene la mattina anche a me, il 26. Allora, 26 mattina va bene a tutti? E il 30 mattina. Quindi 26 si fa alle 9. Va bene. Giusto? Poi il 28 andrebbe bene a tutti il pomeriggio, se ho capito bene, alle 3. Sì. E il 30 la mattina, alle Sì. Sì. 9. E poi io vi proporrei il 2 agosto e poi vediamo. Ma dopo ci sono anche le ferie, No, no, ma infatti, Riccardo, poi vediamo, no? Cioè, per questo Il dice. 2 a che ora? Alle 15. Alle 15 va bene il 2 agosto? Ok. Sì. Penso di sì. Va bene. Aspettate però, aspettate, il 2 ci potrebbe esserci il consiglio, mi è giunta No, voce. allora no. Allora no. La mattina. Mattina però. Se ne può anche riparlare, perché ora dopo, vabbè, ce la vedete. Penso di sì. Quella dell'agosto la possiamo rifissare, no? Non si può rifissare per l'agosto, Va tanto ce ne bene, sono quattro. andiamo a rivedere anche il consiglio quando viene fissato. Via. Sì, Sì, beh, tanto aspettiamo. facciamone quattro. Per ora si rimane luglio, dai. Sì. Vai. Tanto ne abbiamo già fissate altre quattro, no? Cioè, ce ne abbiamo altri quattro, sì, venerdì e poi tre la prossima settimana. E poi si vede, dai, poi a quel punto si fa un calendario anche tenendo conto del fatto che siamo nel mese d'agosto, chiaramente. Si cercherà di, insomma, non ci possiamo fermare, ma capisco che bisogna tenere conto anche insomma, delle esigenze di ciascuno. A che osservazione eravamo arrivati? 98. Allora, viene chiesto un P2, in questo momento è un edificio, diciamo, non classificato che ricade in una zona P4 di piano. Vediamo. Non accolta la proposta dell'ufficio. Aspetta un attimo, dai. Piccolino. Sì, è quello lì piccolino. A me attacca. Boh. Perché non è accolta? Scusate. No, qui infatti va capito meglio. Forse, allora, leggiamo la motivazione, che io qui non so neanche se è un edificio a sé stante questo qui, eh? Potrebbe essere una pertinenza. Ma è un edificato sparso, è una pertinenza nell'edificato sparso. Sì, però Manola, la motivazione non è la caratteristica architettonica, è che è una pertinenza, forse. Sì, no, noi abbiamo detto che per le caratteristiche è coerenti con le disposizioni per l'edificato sparso isolato in territorio rurale, di impianto recente, com'è il fabbricato. Io non ho capito, lo chiede per il piccolino o per tutto? Sì. No, lo Il chiede per i piccolo. piccoli. Ci possiamo tornare alla foto? Torniamo sopra. Sapi sembra una pertinenza.
A me più che, allora, dico la mia opinione, più che non avere le caratteristiche di classificazione, che questo io non ne sarei così sicuro, anche se non riesco a valutarlo, così all'impronta. Mi sembra attaccato all'edificio recente, cioè mi sembra una pertinenza a me, più che altro, a vederlo così. Non mi sembra Posso? un'unità immobiliare a sé stante. Posso? Ah, Graziano mi sa che conosce la situazione perché vedo che Vai, vai. ormai è Se ti viene questa conosciuta. casa non la conosce. Allora, questa qui, se rimetti, me li rimetti per favore il campo, Antonella. Ah, quella sotto, aspetta, però non la vedevo io. Allora, Dovevo no. mettere Google Maps, tutto lì. Ok. Allora, praticamente questa qui è proprietà del campo che è di sopra, che è un campo grande che non finisce più. Vedete che questo campo qui, in fondo, dalla parte opposta, c'è una casa. Se te lo giri, ecco, esatto, quella lì. Quella lì dove sta girando ora la freccetta, più dove c'è scritto terreno di proprietà di quella casa là, e quel pezzetto di casa, cioè quei due lotti che ci sono sopra andando verso il fosso, quelli che è il 9000, che è Due lotti su 2789, allora questo. quello lì, quello dove c'è la casa, il 2759 e l'1127, mi sembra, sono lo stesso proprietario. Cioè, te vuoi Infatti. dire, non è pertinenza di quell'edificio più grande, perché sono proprietà diverse, questo vuoi dire te. Allora, il 1284, lo vedi qua giù dove c'è questa casa qua giù in fondo? E la è 1284, quella lì, questa di qua che è bordata di celeste, quel campo che è bordato di celeste, è la stessa proprietà. E lo stesso, quello là giù in fondo, quel garage che c'è, è la stessa proprietà. Sì. Quindi non è una pertinenza dell'edificio a cui è attaccato. Esatto. E allora, escluso che sia una pertinenza, la domanda è uno storico o è un falso storico? Perché ci sono anche falsi storici. Cioè, io non lo so valutare, non ne ho le competenze, Scusa onestamente. Simone, io ho bisogno di sapere dalla Manuela la motivazione della deduzione perché non la capisco. Cioè, fammi capire qual è l'oggetto della deduzione, dell'istruttoria. Antonella, mi fai vedere la carta che non la vedo più, dove siamo? No, ma il PIO, Cioè, perché mi dite di impianto recente? Però, Manola, ora dove eh. siamo? No, Dove siamo? volevo vedere il PIO, come è stato classificato quell'accanto, non me lo ricordo, volevo Comunque, capire. sul muretto lì sono 60 anni che io mi ci metto seduto quando vado a correre, quindi almeno 60 anni quel fabbricato lì là. Ma no, non è quello, Antonella. Date un secondo, che c'ho un problema qui con il catasto. Però Un scusa attimino. Manuela, mentre l'Antonella fa quello che gli hai chiesto, ma però anch'io non ti seguo in questo Sì, ragionamento. no, ma avete ragione, la stavo rileggendo anch'io e probabilmente sì, avete ragione, da rivedere questa. Cioè Ora io volevo vedere pensavo. com'era classificato tutta la stecca. Dove c'è anche quel fabbricato lì. Sì, però nella stecca spesso abbiamo messo classificazioni diverse correttamente, Sì, no? ma era per vedere, per capire. Pensavo che fosse più Guardiamola un semplice. pochino un attimo, guardiamola un attimo. Ma che zona è, Jacopo? Te che hai già capito dov'è. Che O zona no? è? Graziano Fondi. forse. Sì, La ma zona è fondi. sì, fondi lo so, ma anche un punto, Graziano, sai? Eccolo qua. Allora, nel fondi passato il Eccolo ponte, qui. Troppo se posso piccolo. parlare, se no. Passato il ponte grande, c'è la via degli antichi. Vai avanti, subito lì sull'angolo c'è la casa, quella lì ristrutturata nuova. Accanto a quella c'è il portone vecchio, che è quella casetta, quello lì che si vede ora. E
E lì, se non mi sbaglio, e negli anni che furono, c'era un falegname. Sì, e comunque, penso che abbiate ragione, va rivista questa. La metto Questa nell'elenco da riguardare. va rivista, cioè questa non è che l'accantoniamo, questa riproponi te, Manuela, una proposta istruttoria. Va bene. Quello che ha Sì, ve detto lo faccio. Graziano, è vero, lì c'era un falegname che poi si è allargato dietro dove ci hanno ricostruito quella casa nuova ora. Però quel fabbricato lì è sempre stato così, cioè io me lo ricordo così, non è mai stato Sì, trasformato. no, è sempre stato così, quello sì, ti dico, no, quello, la struttura è quella. È vicino al fiume? No, è dalla parte verso Sì, è monte, insomma, ecco. praticamente invece di attraverso il ponte, invece di prendere via Antichi, prosegui per via Fondi, è subito lì sull'angolo, subito lì. Ok. Poi. Ti potrei dire anche di chi è, ma per ragioni di No, privacy no, no, non te una lo volta dico. che si può vedere un attimo Google Maps, io voglio capire dove è. Una volta guardiamo. Datemi tempo, 5 secondi. Brava, sì, io te ne do anche 10. Ok? Certo. Ora ci vado con l'omino, eh? Sì, morivo di caldo. Certo, ho capito, guarda, era così semplice. Davvero, ma è stato tanto lungo, Riccardo, non c'è niente. Non capivo dov'era, sulla strada allora, proprio sulla strada. E comunque abbiamo un problema rispetto alla richiesta dell'osservante, perché se si verifica che questa roba qui ha una consistenza storica, Almeno la... è un 1 per conto mio. Sono in commissione urbanistica, ti richiamo io, appena finito. Sì, Sì, qui si ti tratta di richiamo. capire, Manola, attraverso un approfondimento se ha una consistenza storica o no. Dai. Ora, Sì, Roberta ha non detto. vorrei che ci fosse stato un errore nostro di trascrizione dell'osservazione. Devo verificare, ve lo dico la prossima volta, la riguardiamo. Va bene, andiamo avanti. Che hai detto te, Jacopo? Scusa perché mi è arrivata una telefonata. Detto soltanto che nel caso in cui si verifichi che c'è consistenza storica in quel manufatto lì, la richiesta dell'osservante è problematica perché lui dice è di valore ambientale, ma mi sembra un 1, questo è a tutti gli effetti, c'ha l'arco conservato, insomma. Ok. C'è nel catasto storico? No. No. Vabbè, dai, approfondiamolo sotto il profilo istruttorio. Però anch'io mi sa che finisce come dice Jacopo, non lo so, ho questa impressione. Andiamo avanti. Che numero siamo, Antonella? Mi sono perso. 99. Facciamo l'ultima. Sì, va bene. Allora, viene chiesta la classificazione 2, in questo momento non è schedato. La proposta è non accolta. Vediamo. Mamma mia. Cioè, quindi... No, e quindi qui il valore, diciamo, storico non sembra rinvenibile neanche, diciamo, col cannocchiale, ecco, quindi sembra corretto considerarlo un edificio recente, insomma. Certo, quindi si prende la disciplina dell'area. Esatto. Tra l'altro, questo è il caso di cui parlava prima l'assessore, cioè alle volte sembrano osservazioni, come dire, che gli andrebbero anche a peggiorare la loro situazione, perché prende di più come ampliamento.
se è un recente in territorio Mamma rurale. mia, mamma Ma mia. questo considerando che ha fatto, ebbene, non pigli proprio nulla. Però sì, ce l'ha invece. Allora, il discorso è questo: se è abitativo, come parrebbe, al netto di quel che diceva Roberto, che poi sul territorio ci sono anche a volte situazioni non conformi alle norme, ma diciamo, supponendo che sia abitativo e conforme alle norme, il recente gli dà più possibilità che interesse ambientale. Chiaramente Manola, se non è abitativo, no, se non è abitativo. Sì, ma a vederlo, se te vedi, insomma, alla Vederlo sembra abitativo, insomma, sì, Sem certo. lo, se lo sembra, ecco. Sembra che abbia le caratteristiche anche igienico-sanitarie per esserlo, ecco. Sì. Secondo me l'altezza un ce l'ha. Vederlo non mi sembra tanto piccolo, eh. Però Manola, se consideri che le porte sono alte 2,10 m, per prassi, sono 2,10 m l'altezza delle porte, lì secondo me non c'è 2,70 m Sì, d'altezza. Vabbè, comunque la sento. ma il problema ce l'avrebbe anche se fosse un 2, eh. Cioè se non hai requisiti igienico-sanitari non ce l'ha, l'ampliamento lo può fare e il 2 fa 30, i recenti fanno 40, Allora, quant'è? sono d'accordo, condivido il tuo ragionamento, è per dire che a destinazione abitativa, ma non lo so se vabbè, insomma, è una considerazione mia. Comunque se non c'ha le altezze e ha fatto tutto questo po' di asino, tanta roba. Non sarebbe l'unico tesoro mio, eh? Non sarebbe l'unico. È tutta roba vostra, via, E che basta, va. succede? Scusa, se non ha le altezze, allora, che succede a questo edificio? Nulla, che deve succedere? Nulla che non può essere abitativo, Riccardo, a meno che non sia condonato, eh? Cioè, magari c'è un condono e allora è Anche questo è abitativo, è vero, stato anche condonato. questo è vero. Ha ragione. Domando, se c'è un condono anche se all'altezza inferiore va bene? Se è stato condonato con le altezze inferiori, sì, perché il condono andava in deroga. Poi con tutta una serie di problemi connessi e collegati, perché sono edifici, correggetemi se sbaglio, tecnici, che non hanno magari le dichiarazioni di agibilità, abitabilità, però Non potranno mai averle, tutta una serie. quindi c'è tutto un tema, però insomma. L'altezza la vedo dura anch'io, riflettendo su quello che diceva Alberto, anch'io l'altezza non è che la vedo molto. Potrebbe essere che boh, sia un condono, chi lo sa? Lo sa perché. Oppure no, e allora non è abitativo e non lo diventerà, insomma, abitativo. Vabbè, noi si ragiona su delle fotografie, ora si ragiona, quindi non abbiamo mano No, del. tra l'altro, insomma, siccome magari c'è anche qualcuno che ci ascolta, no? Dico che ci ascolterà. Insomma, è chiaro che noi dobbiamo guardare l'oggetto, eh? Qui non. Io i nomi non li sto neanche guardando perché non voglio essere in alcun modo, diciamo, condizionato, non lo sarei lo stesso, ho altri difetti, diciamo, ma non quello, però io i nomi non li sto neanche guardando, quindi noi No, 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 ragioniamo dire, si vede. negli oggetti, ovviamente. Eh? Sì, sono Appunto, d'accordo, sono d'accordo. Si vabbè, guarda la dicevo. foto, no, io vedo la foto, non vedo altro. Fanno dei giudizi che magari cioè esprimiamo dei giudizi magari che possono anche non incontrare, no, la sensibilità di chi è proprietario, però purtroppo il nostro lavoro è questo e lo dobbiamo fare, diciamo, con. Qualcuno, eh. Cioè, io non sono nemmeno più il Esatto. proprietario, vedo la foto, cioè al No, di là di. Riccardo, ci tenevo a dirlo perché abbiamo scelto questa modalità trasparente, no? E mi sembra giusto, dirlo che chiaramente non. Magari dietro ci sono delle storie che vanno rispettate, però Magari diciamo anche un mio amico, purtroppo, però magari anche un purtroppo mio amico. il nostro compito, il nostro lavoro è guardare l'oggetto e giudicare quello, insomma. Vabbè, Infatti, signor, salutare. la premessa è che guardiamo una foto, non abbiamo né elaborati planimetrici, non abbiamo assolutamente niente, quindi sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Devo salutare, signori. A Va venerdì. bene. Va Ciao, bene, buona l'abbiamo già programmato sera. quindi a venerdì. Ci vediamo Ciao. venerdì alle 9. Arrivederci a Ciao. tutti. Ciao. Ciao, Ciao. arrivederci a tutti. Ciao a Ciao. tutti. Ciao. 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 Ciao.